Allora, da dove ricominciamo? Facciamo l'interrogatorio come a scuola? Cosa vi ricordate di ieri? Dove ci eravamo fermati? Brassi cash. In campo siamo andati oltre, sì, però adesso ci fermiamo un attimo, ritorniamo indietro e ripartiamo dalle Cheno Podiace, perché diciamo così, se ci sono, non è che è una ripetizione, è semplicemente per vedere se tutto quanto è chiaro. Allora, ritorniamo a queste schede. Allora, come si diceva prima con Patrizia, si parlava di fare delle fotocopie, poi abbiamo riflettuto e abbiamo detto un attimo, le fotocopie dobbiamo andarle a fare in copisteria, consegnare della carta, eccetera, eccetera. Abbiamo gli indirizzi mail, mandiamo alle email. Tutti avete l'email? Mi sembra di sì, perché dall'elenco fosse chiaro che tutti gli iscritti ne avessero almeno una. Quindi, se acconsentite, noi facciamo così. Ok, non è una violazione della privacy se vi mandiamo un po' di... quindi vi manderò queste schede, ve le mando sicuramente, per cui vi rimangono, e questo ci permetterà perlomeno... Eccola qua. Dunque, come si diceva, ripeto solo alcuni concetti principali. Vediamo se avete ascoltato. Le bietole, che famiglia sono? Sono che ciclo di produzione sementiera hanno? Annuale o biennale? Bravo. Il seme com'è? Va bene, adesso triplice sembra un'altra cosa, comunque è poligerme, no? E quindi abbiamo due fasi, no? Normalmente parlando, diciamo, con produzione insieme, abbiamo due fasi. Il primo anno si fa la bietola vera e propria, dall'anno dopo si può andare a seme. Posso rispondere, Antonio Caputo? Antonio, siamo a lezione, abbiamo cominciato. D'accordo, ci porti quelle immagini? Ma tu vieni mattinata? Perché nel primo pomeriggio lo sai che poi andiamo fuori negli orti. Ma siamo qui vicino, quindi ci puoi raggiungere. Dopo mangiato. D'accordo, va bene. Sì, d'accordo. Va bene. Ciao, a dopo. Va bene, dopo ci porta un po' di biodiversità, Antonio. Allora, guardate bene la cosa che riguarda l'isolamento. Questi sono, qui a fianco, queste sono le distanze che vengono considerate sufficienti per la riproduzione di semente certificata. Ok? Chiaramente parliamo anche di campi abbastanza grandi, però appunto si va dai 600 metri ai 1500.
Chiaramente il discorso della certificazione è questo, adesso vi cerco di rendervi un attimo chiaro questo concetto. Quando si parla di sementi abbiamo bisogno di abbiamo due grosse categorie, le sementi standard e le sementi certificate. Quando una semente standard non ha nessun tipo di controllo in fase di produzione, cioè in campo si possono produrre liberamente, chiaramente il controllo poi può avvenire dopo, cioè l'ente nazionale sementi elettriche, ovvero ENSE, che è l'ente che sovraintende la produzione sementiera, può decidere di fare una campionatura presso le aziende sementiere, prelevare dei campioni, sottoporli a prova presso i loro campi e decidere quali di queste ditte sementiere ha effettivamente rispettato tutte le norme, diciamo, di sicurezza, di isolamento e di selezione. Se riscontra che una ditta sementiera ha una varietà con una presenza importante di fuori tipo, cioè di piante con caratteristiche diverse rispetto ai descrittori della varietà, l'ENSE decide di chiedere all'azienda sementiera di sospendere la vendita di questa tipologia di seme. Chiaramente capite che, essendo un post-controllo, di solito succede che la ditta sementiera, quando gli arriva l'avviso, probabilmente ha già venduto tutto. Perché una volta che viene fatto il prelievo, una volta che viene fatta la coltivazione in campo, passano parecchi mesi. Quindi di solito, diciamo, non è una sanzione, non è che viene erogata una sanzione, perché le sementi standard vengono considerate sementi non professionali. Le sementi invece certificate hanno un controllo in campo nel momento in cui e anche tutta una, diciamo, casistica di diversi controlli, perché l'ENSE controlla il seme pre-base, il seme base e la produzione in campo. Quindi vuol dire in pratica si parte da un seme selezionatissimo in piccolissima quantità. Da questo la pre-base si fa la base. Dalla base poi si arriva alla produzione finale. Quindi segue non solo la moltiplicazione del seme, ma un po' tutta la filiera di produzione. Ma queste sono le sementi certificate. Quindi l'ultima fase di moltiplicazione, che tutto sommato è anche quella meno importante perché ormai il grosso del lavoro di selezione è stato fatto a monte, richiede, diciamo, una distanza tutto sommato abbastanza normale, cioè consideriamo che 800.000 metri vengono richiesti anche per le coltivazioni che sono entomofile, cioè quelle impollinate attraverso gli insetti, però sono indicative comunque anche per noi. 600-600 metri per varietà appartenenti a gruppi, allo stesso gruppo o a gruppi diversi della stessa sottospecie. Poi di fatto qui, diciamo, per arrivare a rispettare queste distanze, come vi dicevo, ci sono degli accordi fra riproduttori di sementi, ma ci sono anche dei macro accordi e vi spiego quali. È stato stabilito per convenzione che in una certa zona dell'Emilia Romagna, che è quella praticamente grande sotto al Po, non si possono coltivare bietole rosse da seme, perché basta pochissimo polline di una bietola rossa che si vede subito se la bietola invece è una bietola verde o a costa bianca. Quindi diciamo che a volte microinquinamenti fra bietole molto diverse
sono poi evidenti a livello di... Però, vi ripeto, queste sono informazioni un po' più tecniche. Per chi si autoproduce i propri semi, questa non deve essere una preoccupazione costante. E poi comunque, per quel che mi riguarda, tutti quelli che fanno coltivazione proprio professionale di diesole, quando arriva il momento che si affronta, di solito diciamo, per fare il semi di bietola non è che si fa tutta la coltivazione della bietola, la semina si fa molto tardiva, si semina normalmente in settembre, la bietola da seme. Si semina in settembre in modo che cresca un pochino, affronti l'inverno e poi vada subito a fiore. Questo proprio per non impegnare i campi in una crescita che poi non inutile poi a livello proprio di produzione sementiera. La pianta non ha bisogno di crescere molto, insomma, tutto sommato, per avere energia poi da creare seme. E, in primavera, quando incominciano a montare a seme, chi ha, diciamo, in carico la responsabilità di controllo di una coltura della bietola entra letteralmente nel campo, a volte sono ettari e ci si impiega giornate, e bisogna camminarseli tutti avanti e indietro, zigozzago, anche tutti gli angoli possibili, per controllare le piante a occhio, non dico una per una, ma quasi, per scorgere eventuali piante fuori tipo e eliminarle. Questo prima che vadano a fiore. I fiori della bietola, non so se l'avete mai visto, ma non immaginatevi un vero fiore con i petali o tutto questo. Non ha queste caratteristiche. Il bello della bietola è che quando è in fiore ha un odore, un aroma formidabile, proprio dolce, dolcissimo. Entri nel campo e questo polline che vola, no? Non lo vedi, ma vola nell'aria, proprio si sente come un aroma. E allora, da me su, verso inizio aprile, sì. Dipende, sai, un po' dall'altitudine, è chiaro, però direi che qui da voi, calcolando una quindicina di giorni d'anticipo, secondo me, sì, a fine marzo già qui da voi dovrebbe cominciare a fiorire sicuramente. Allora, come vi dicevo, l'unica, eccolo qua, l'unica pianta che è di veramente difficile controllo in agricoltura biologica è il lisso, questo qui, è descritto qua. Parassita. Sì, perché come dicevo è molto presente su da noi e siccome entra e scava delle gallerie interne, le larve, e distruggono di solito le bietole, non danno scampo. In biologico è difficile arrivarci a controllarlo. Bisogna andare in zone dove non sia presente. Quindi, ad esempio, quest'anno abbiamo fatto dei campi di riproduzione di bietola, abbiamo fatti in Umbria, perché lì ce n'è poco o proprio per niente. Che cos'è una larva di... Sì, no, è un... Il lisso no, non è un lepidottero, è un tripide. Che mi ricordi? Ma qua secondo me non ce n'è. Qui in Puglia non ce n'è perché, come al solito, questi insetti diventano molto presenti quando ci sono grandi coltivazioni, no? Grandi estensioni coltivate di una sola specie, allora si moltiplicano in maniera smodata. Ok, abbiamo parlato ieri di carote,
giusto anche qui per ripetere qualche... vorrei capire se avete appreso tutto. La carota che ciclo ha? Biennale. Quindi il primo anno fate le carote, estirpate le carote, bravissimo, scegliete le carote giuste, le rimpiantate. Perfetto. Isolamento, anche qui, dato che siamo fra, diciamo, è un'entomofila un pochino meno delle bietole, però comunque direi che 600 metri da altre carote in fiore sarebbe l'ideale. Vedete che arrivano anche fino a 2000 metri, lassù, a consigliare anche fino a 2000 metri. Per il discorso degli ibridi, no? Perché gli ibridi hanno un gran valore a livello commerciale, ma hanno valore solo se il seme fatto è veramente puro, insomma, cioè veramente coltivato a distanza. Ma di solito non riescono mai neanche i riproduttori professionali a trovare tutte queste distanze. Tant'è vero che a me consta che la maggior parte delle carote ibride le facciano sotto serra per evitare problemi. Questa è una scheda appunto con i problemi più presenti sulle carote. Io direi che a livello di produzione di seme l'unica cosa che può veramente dar fastidio sono gli afidi, perché una volta che avete ripiantato le carote in primavera, ad esempio, cioè se riuscite a conservarle fuori terra durante l'inverno in una buona situazione, non dico in frigo, ma almeno in una zona, cioè tenendole sporche di terra, no, in un sacco, nella sabbia, le ripiantate in primavera e l'unico problema che potreste avere è un po' di afidi, ma quelli non è che vi danneggiano più di tanto. Prezzemolo, vi assicuro che non c'è niente di più facile che fare il seme di prezzemolo, se non che se comprate la classica bustina potreste incorrere in una selezione di prezzemolo che riproduce bene solo nel nord Europa. E vi spiego perché. Perché la maggior parte del prezzemolo venduto in Italia è riprodotto nel nord Europa, per questioni climatiche. Tant'è vero che succede spesso che il prezzemolo fatto, diciamo, riprodotto qui in Italia, se è quello del nord Europa, viverà il seme però non germoglia. E da questo capirete che non è prezzemolo locale, è proprio un fatto biochimico della pianta. Riproduce il seme ma non è un seme ben cresciuto e quindi non ha germinabilità, e le varietà italiane invece non hanno questo problema, cioè crescono, fanno abbondanza di semi e saranno tutti germinabili. Quindi se partite da seme e volete rifare del seme, provate a comprare delle bustine, ma se trovate qualcun altro che se l'è già riprodotto e ha funzionato, prendete quello e starete tranquilli. E in ogni caso scegliete qualche ditta che faccia sementi qui locali, che le coltivi qui localmente, se volete partire da bustina, se dovete partire da bustina. Questo ve lo dico perché è un'esperienza che ho sentito raccontare a livello professionale, cioè vi parlo di interi campi buttati. Conosci
La rosa, secondo me, è una... Allora, sì, la rosa è una di quelle piccole realtà locali, direi ancora a livello familiare, che è un po' contraddistingue il panorama italiano. Noi dobbiamo ringraziare questo tessuto di piccolissime ditte sementiere, spesso sconosciute, che mantengono in vita tante piccole varietà presenti sul territorio. La rosa è una di queste, però ad esempio, non so, in Toscana ce ne sono anche lì due o tre, tipo Gargini, anche lì una piccola famiglia, però hanno tante varietà proprio tipiche toscane, tipiche proprio anche della loro città stessa, di Lucca. E via discorrendo, ma anche, non so, appunto, a Cesena, ad esempio, c'è la Sais, che è una ditta che ha tantissimi anni di... proprio una vecchia ditta di tradizione, anche quella familiare, e via discorrendo. Insomma, c'è un tessuto ancora che regge. Ed è un elemento contraddistingue l'Italia, perché all'estero, altrove, queste piccole ditte sono tutte morte. Cioè, in Francia, ad esempio, c'è una desertificazione totale di questo tipo di piccole ditte sementiere. Ormai, cioè, le grandi ditte tipo di Magrena hanno fatto piazza pulita. Però, ad esempio, in Francia adesso sta rinascendo un piccolo tessuto di ditte che non sono a livello familiare, ma sono unioni di piccoli agricoltori che si consorziano, creano delle società che qui da noi non esistono, sono dei consorzi di iniziativa, che non sono cooperative, però un po' assomigliano, e assieme producono sementi. Ed è un esempio, ce ne sono almeno ormai 6 ditte, piccole ditte sementiere in giro per tutta la Francia, e questo è un bel esempio, perché finalmente sono sementi che ripartono dal basso. Cioè, normalmente il normale processo produttivo delle sementi oggi è piove dall'alto. Da qualche parte dell'Europa c'è un laboratorio dove, con dei campi test, dove dei genetisti elaborano delle varietà. Le elaborano in base alle esigenze della ditta sementiera, in base alle esigenze della grande distribuzione, dopodiché queste varietà vengono avviate al normale percorso del marketing e della vendita. Cioè, gli agricoltori le ricevono in qualche modo passivamente, spesso addirittura sono proprio gli stessi sistemi di distribuzione che dicono all'agricoltore quale varietà acquistare, cosa coltivare. No, qui ti parlo anche del biologico, perché anche nel biologico avviene questo. Quando un processo produttivo non è più sotto il controllo dell'agricoltore, ma è la catena distributiva... in generale, di cui hai parlato. No, no, guarda che esistono molte aziende che fanno sementi all'estero, però, che fanno sementi biologiche, che hanno questo stesso identico processo produttivo. Cioè, loro elaborano le varietà secondo quelle che loro ritengono essere le richieste del mercato, le esigenze del mercato, e poi le propongono agli agricoltori. Nel caso invece francese sono piccole ditte sementiere che, essendo fatte di agricoltori, sono gli agricoltori stessi che selezionano le varietà in base a quello che credono essere le esigenze normali di un agricoltore. Ma quelli di cui abbiamo parlato in Italia? C'è la rosa, per esempio? No, la rosa, come dicevo, è una piccola ditta sementiera, non è che ha un ufficio di genetisti, un laboratorio di genetisti, no, è una famiglia che prende in carico vecchie varietà, le tiene in selezione e le distribuisce. Non so come il loro listino, però predominano le varietà cosiddette OP, varietà Open Pollinated, segnatevi questo termine, OP,
O.P. Tradotto in italiano, varietà a impollinazione aperta, è l'esatto contrario dell'ibrido F1, dove F1 sta per prima filiazione. Alberto, ce n'è anche una a Torre Guaceto, qui in zona, per chi fosse interessato. Non fosse la conosco. No, giusto, segnalala per indicarla pure. Magari sì, a chi fosse interessato. Pure. Sì. Non ricordo il nome, comunque è facile trovarla anche in rete, perché in quella zona è l'unica. In ogni caso, adesso senza distinguere, partire da una bustina o partire da un seme donato va benissimo, ma se volete, secondo me, fare l'azione migliore è trovare un agricoltore, un contadino che da diversi anni si automoltiplica il proprio seme, di qualunque cosa, questo vale per qualunque cosa. Quindi se trovate l'agricoltore che ha il proprio seme di prezzemolo, cominciate da quello. E questo vale per le varietà locali cioè partite sempre da qualcosa che ha una esperienza, diciamo, fa parte di un'esperienza ormai consolidata. Perché questo, come dico, come si diceva, è il modo migliore per ripristinare il gesto antico, questo gesto di passaggio, no? di seme, inteso non solo come passaggio di geni, no? Ma inteso proprio come passaggio di esperienze, passaggio di un'eredità collettiva. Poi, dunque, affrontiamo una nuova famiglia? Composite. Cioè, questi nomi hanno poi, come vi dicevo, qualche significato. Composite, di solito riguarda, il nome di una famiglia riguarda sempre l'espressione del fiore. Quindi una pianta che della famiglia dei composite di solito ha un fiore che è un insieme di fiori. Il girasole non è un fiore unico. Ogni seme, no, del girasole nasce da un piccolo fiore, cioè che ha insieme organi maschili e femminili, no? Allora, io ho pensato di inserirlo lo stesso, anche se normalmente, voglio dire, non fa parte della nostra cultura. Però, insomma, io so che qua in Puglia si coltiva. Io ho un amico qui in Puglia che coltiva varietà di girasole e fa l'olio e lo vende. Cioè proprio fa la molitura a freddo di olio e lo vende. E questa cosa adesso, ripeto, non fa parte proprio della nostra cultura, però secondo me potrebbe essere integrata nel nostro modo di agire, perché comunque l'olio di girasole spremuto a freddo è comunque molto molto utile. Una cosa che però vi devo segnalare è che trovare varietà di girasole non ibride è veramente un'impresa. Ci sono però poche, ma ancora ci sono, e soprattutto girano nel nostro ambiente, nel nostro movimento, perché devono e possono essere una risposta a quello che è ormai il mercato prigioniero degli ibridi commerciali. L'unico problemino che hanno questi girasoli non ibridi sono monoflora, non sono quelli a più fiori, sono monoflora, fanno anche delle belle padelle di fiore. L'unico problema è che crescono molto, cioè sono alti 2,5 metri, anche di più,
quindi devono essere per forza coltivati in zone dove nel loro periodo di crescita non sono previsti venti forti, perché potrebbero non riuscire a resistere. Essendo una varietà entomofila, ha bisogno di 1,5 chilometri di distanza. E il bello di questi girasoli è che, io poi vi farò vedere qualche immagine di girasole, ma il girasole è stupefacente, il girasole naturale, non ibrido, è stupefacente, perché così come quando passiamo di vicino, non so, vedete questi girasoli coltivati adesso, no? Che sono uno proprio uguale all'altro, sembrano, sono tanti cloni, no? Stessa altezza, stesso tipo di fiore. È impressionante, no? Vederli così, proprio, sembrano proprio fatti a macchina, stampati. Invece i girasoli biodiversi hanno la caratteristica estetica contraria. Non solo sono uno diverso dall'altro come, diciamo, dimensione, ma anche come colore. Quindi un campo di girasole biodiverso dà una visuale che è entusiasmante dal mio punto di vista, perché è molto più ricca di colore e molto più di impatto visivo. E allora mi vengono in mente i bellissimi girasoli di Van Gogh, che oggi non li potete vedere. Allora, altra composita, la cicoria, e qui entriamo in un campo, no? Pugliese, finalmente. Questa è una delle piante, una dei re della cucina pugliese, dico bene? Il problema delle cicorie è solo relativo alla possibilità di ibridarsi. Perché di ibridarsi? Perché fare semi di cicoria è facilissimo. La produzione della cicoria è abbondantissima. Abbiamo solo il problema di tenere lontano in fase di fioritura altri tipi di cicoria. E lì ritorna il solito dubbio amletico, cioè per conservare una varietà bisognerebbe che in una certa zona, in una certa area, tutti si accordino a mandare eventualmente a seme solo quel tipo di cicoria lì, e chiaramente anche evitando la presenza di altre cicorie selvatiche. La moltiplicazione di cicoria sarebbe adatta per chi ha un'azienda molto isolata o un terreno molto isolato. Infatti, come vedete qua, cioè, vedete anche qui si parla di distanze abbastanza elevate, 1000, 2005, no? 500 metri secondo me è il minimo, perché non è difficile ottenere 500 metri di distanza fra una propria coltivazione di cicoria e altre cicorie in fiore. Eventualmente, se gli altri non sono interessati a prendere il seme, andate e chiedete di sfalciarla. Quindi date un'occhiata attorno, negli orti vicino, che nessuno abbia dimenticato le cicorie, e fatelo. Secondo me otterrete degli ottimi risultati. Poi magari l'anno dopo andate in selezione, se vedete qualche cicoria fuori tipo, la riconoscete, ve la mangiate e la finite lì. E le altre le mandate a seme. No. No, l'unica cosa, almeno per conservare almeno un po', come dire, di biodiversità intrinseca, perché se voi lasciate solo poche piante, praticamente fate una selezione, no? Voi immaginate sempre come il campo delle vostre piante come un villaggio, no? E immaginatevi sempre come un villaggio, e se voi cominciate a fare una selezione così a casaccio, lasciando però pochi elementi, poi alla fine
capito, chiudete, imbottigliate la differenza genetica. Tecnicamente si chiama perdita di alleli, cioè in pratica rischiate di fare, insomma, l'Hitler della vostra cicoria. Magari non vi interesserà che siano tutti biondi con gli occhi azzurri, però in ogni caso restringete di molto la differenza. Allora, invece, il bello di avere una, diciamo, un po' più di biodiversità, che comunque tanto non vi preoccupate, prima o poi ritorna, perché la cicoria, avendo questi, diciamo, la possibilità di essere impollinata anche a distanze notevoli, alla fine qualcosa poi vi rientra, quindi non vi preoccupate, secondo me anche poche piante possono andare bene. L'importante sono le cicorie selvatiche. Sì, e dategli una sfalciata. Vabbè, allora. No, se avete qualche cicoria di tipo, diciamo, di buona qualità. Tanto voglio dire, se voi le sfalciate, perché avete la vostra cicoria tipica che volete mantenere il seme, cioè la cicoria la sfalciate ma poi ricaccia, quindi, però almeno così sfalsate i due periodi di fioritura. No, infatti, ma io vi darò anche un'altra scheda, che adesso vi posso anche mostrare, che io l'ho definita scheda rapida. Vediamo un attimo. Scheda. Eccola qua. Allora, questa qui è una scheda rapida che ho fatto io, nella quale trovate le varie tipologie di ortaggio. Allora, A sta per annuale e B per biennale, però c'è da fargli un piccolo esempio, qui è sbagliato e lo corrigiamo. Ho messo la temperatura di germinazione, sempre per aiutarvi nel discorso di semina, no? Quindi quanti giorni di germinazione ha con questo tipo di temperatura qui, questa è la temperatura ideale. Cioè non è detto che a 15 gradi l'anguria può anche germogliare a 15 gradi, però ci mette più tempo. E semi per grammo, profondità di semina, distanza fra le piante. E qui non ricordo, ma credo che sia... Questa è la distanza però di coltivazione, non la distanza di riproduzione. Qui ho messo il mezzo di impollinazione. Poi ho messo un dato interessante, che è questo: minimo di piante necessarie, cioè necessarie a riprodurre una specie senza perdita di alleli. E allora anche qui ho messo però dei numeri variabili, perché se abbiamo una varietà già selezionata di anguria, già ben selezionata di anguria, allora bastano anche 15 piante soltanto. Ma se è una varietà locale con una, diciamo, variabilità maggiore di forme o di sapori, allora per mantenerla esattamente così com'è, senza effettuare quindi selezioni, il numero deve essere aumentato anche fino a un massimo di 30. Abbiamo, insomma, ho cercato di mediare, ma più o meno queste sono le indicazioni. Scusa, 10 angurie. E mezzo di impollinazione insetti, e qui ho messo quelle che
sono le distanze consigliate da alcuni manuali che io ho letto. Poi intendiamoci, qui su questo c'è sempre da dire tanto, perché per la barbabietola, ad esempio, questo manuale qui, che è dei Sitsever americani, parla addirittura fino a 8 chilometri. Io credo che sia anche adeguatamente giusto come idea, perché è il vento, se è un vento forte, può far fare al polline veramente tanti chilometri, però giudico molto improbabile questo. Poi un attimo, se io ho una varietà preziosissima perché è unica, introvabile, ok, allora devo ricorrere a tutte le possibilità che ho a disposizione per riprodurla in perfetto isolamento. Ma se è una varietà che invece io mi coltivo da solo, una varietà magari locale, o una varietà, che so io, presa da una bustina, il problema sì, è decisamente diverso. E allora vi dico, il minimo sono quei 600 metri che normalmente si adottano in ogni situazione, ma volendo anche di meno, perché se avete solo un piccolo appezzamento di bietole grande come questo tavolo, cioè fanno poco polline, per cui se anche a 300-400 metri ce n'è un altro appezzamento così, fa poco polline. Poi bisogna anche calcolare un attimo il vento dominante, qual è? Magari viene dal mare? Allora basta disporli in modo tale che il vento non investa prima un campo e poi l'altro, no? Oppure se mettete, siete su una zona pianeggiante o siete su un pendio, allora è chiaro che ci sono le correnti ascensionali, allora bisogna, anche lì, quella è una corrente di vento dominante, quindi insomma, bisogna ragionare anche in termini di intelligenza. Quindi l'importante, secondo me, è ridurre al minimo possibile, e poi se uno non può proprio farlo, si accontenterà del risultato che ha. Però l'ideale comunque è arrivare al proprio seme. Quindi questa è, diciamo così, una tabella che in qualche modo va ragionata come tutto. Però perlomeno il mezzo di impollinazione c'è. E poi, voglio dire, coltivando ve ne renderete anche voi conto, ecco. Cioè, ad esempio, su una bietola gli insetti proprio non vanno. Non ha nettare, non ha petali che attirino il loro sguardo. Il polline lo fa, ma è piccolissimo, leggerissimo, quindi gli insetti proprio sono completamente disinteressati a quel tipo di fiore. E quindi capirete già da questo che ha un altro sistema per impollinare. Ok? Questa qui però, come vi dicevo, ve la invierò con la posta elettronica. Ok, e arriviamo, cioè voglio dire, a ciò che c'è di più facile al mondo: fare semi di lattuga, che normalmente si comprano perché costano una cicca, ma farseli costa ancora di meno. Veramente, perché se c'è una pianta che è facile, ma allora è annuale, non ha bisogno di nessun tipo di isolamento, cioè potete coltivarle anche una a fianco all'altra, non vi succederà niente di niente. E produce in abbondanza, basta sapere come si fanno. Cioè, che due lattughe si incrocino è un caso veramente su, non lo so, secondo me è un caso su un milione. Capita, eh? Voglio dire, capita anche di quello, però bisogna essere molto fortunati. La lattuga è un annuale,
no? Lo sapete tutti, no? Basta cioè piantarla, seminarla, lasciarla montare a fiore. E, l'unica cosa su cui dovete diciamo confrontarvi, imparare, insomma, è solo aspettare il momento giusto per il taglio e l'essiccazione della lattuga. Il consiglio che vi do è di aspettare che, allora, voi vedrete che il pappo, cioè quella specie di fiocchettino leggero, un po' piumoso, che si forma sopra il fiore, no? E che indica che in pratica il seme è già presente all'interno del fiorellino della lattuga. Quando i pappi incominciano a coprire la pianta e arrivano circa a metà della pianta, ok, quello è il momento per tagliarla, perché se aspettate ancora non ottenete poi nessun maggiore risultato. Quindi quel momento lì, tac, sfalciate le piante, come vi dicevo, non, per chi ne ha poche, basta fare dei mazzi, legarli e poi appenderli a testa in giù attaccati a uno spago e aspettare che si secchino. Dopodiché li sbattete e setacciate il seme. È di una facilità estrema. Tanto voglio dire, a chi è che non capita che le lattughe gli vadano a seme, no? Allora, se volete essere, diciamo, dei bravi non solo produttori di seme, ma anche qua un pochino dei selezionatori, aspettate di fare il seme dalle ultime lattughe che vi montano. Così otterrete di selezionare sempre delle lattughe resistenti alla montata a seme, che di solito è il maggiore problema, no, dell'orticoltore hobbista. Cosa vuol dire resistente alla montata a seme? No, perché sai, ogni varietà di lattuga ha una diversa resistenza a montare a seme. Normalmente le lattughe primaverili sono le meno resistenti, però è anche vero che sono quelle molto più tenere, le semini subito, no? Poi invece ci sono quelle lattughe tipo le iceberg, no? Che sono proprio più estive, più resistenti al sole e più resistenti anche a montare a seme. Cioè montare a seme intendo quando incominciano ad alzarsi, e che poi diventano anche più dure, un po' amarognole, cioè insomma non sono neanche più gradevoli da mangiare. Quindi quando avete una varietà che volete un pochino, cioè riselezionarla, usate questo sistema. E io come scelta di varietà vi consiglio di tornare alle varietà antiche, che sono di solito varietà a caspo più piccolo. Se ne parlava anche ieri sera. E perché? Perché un tempo le varietà di lattuga erano tutte a caspo piccolo, cioè non erano molto sviluppate le varietà a caspo grande, pesante, come ci sono oggi. E questo per un motivo molto semplice: gli orti erano piccoli e venivano seminati molto fitti, e quindi anche le lattughe venivano proprio cresciute molto strette. Questo però le rendeva anche molto più tenere e secondo me bisognerebbe tornare a questo, perché l'orto diventa molto più produttivo con queste varietà. Non vi lasciate, nel senso che non vi lasciate ingannare dalla dimensione, perché queste lattughe di un tempo avevano bisogno di un sesto di impianto talmente stretto, crescevano talmente bene quando erano piantate strette, che non avevano neanche bisogno di essere zappate, perché praticamente
coprivano tutto il terreno con la loro presenza. Le infestanti non riuscivano a crescere. Oggi invece con i nuovi tipi di lattughe si è costretti a, addirittura a prendere, a, cioè sono state proprio create delle macchine apposite per passare in mezzo a, al filare che pur stretto ma c'è delle, delle lattughe. E questo per creare il classico, come dire, caspo bello, tondo, che sembra un fiore, no? Invece le altre lattughe erano leggermente un po' più altine, ma molto, a caspetto molto più ridotto. E per un orto familiare secondo me sono anche le migliori, perché coltivate così sono molto tenere, non c'è scarto, da prendere in considerazione, insomma. Quindi i salotti, ho capito bene? Sì, sì, sì. E, niente, dopo 3-4 giorni che avete tagliato, diciamo così, la lattuga, l'avete appesa, sarebbe già abbastanza secca da trebbiare. Potete aspettare quando anche è più secca, eh? No problem. L'unica cosa, appunto, è crearvi un setaccio o acquistarlo per setacciare bene il seme, perché è più sottile, è sottile, quindi insomma per eliminare insomma tutto il resto del, diciamo, della foglia secca che si potrebbe, cioè scuoterla e far uscire il seme è abbastanza semplice. Quando è secco non, problemi non ve ne dà, e ripeto, non ha problemi di isolamento, quindi è il primo seme che potete cominciare a fare. Ieri abbiamo parlato un po' di cucurbitace. E che significa cucurbitace? Diciamo, l'opposto aveva significato. Ma è il nome latino della zucca, cucurbita. E ieri non mi era chiara una cosa sulla zucchina. Fiore maschio e fiore femmina della stessa pianta possono essere utilizzati? Anche, sì, sì. Sì, sì. Non c'è problema di inbreeding e non c'è problema di autoincompatibilità. Anzi, se per caso, no? Magari non so perché non avete voluto fare l'impollinazione a mano. Poi l'anno dopo vi vedete che vi nascono zucchine un po' diverse, un po' no, no? E allora a quel punto lì vabbè, potete impollinare una zucchina. Allora di solito funziona così: le prime zucchine bisogna mangiarle, cioè nel senso, sapete come funziona, no? Che quando fate l'impollinazione a mano di una zucchina, poi smette di fare le zucchine, cioè se parte una zucchina da seme di quella grande, la pianta dà molta energia a questa zucca e poi gli altri fiori abortiscono. Quindi di solito insomma i primi zucchini si mangiano sempre. Se ci sono delle piante fuori tipo ve ne accorgete a questo punto, cioè vi rendete conto che magari, non so, quella ha cambiato colore o quell'altra ha cambiato forma, quindi a quel punto lì ritrovate la vostra zucchina qual era in mezzo a quelle coltivate, magari ancora ce ne sono, no? E impollinate a mano quelle. Una domanda: a me è capitato molto spesso di trovare il meloncino buono e di conservare il seme, però poi l'anno successivo è venuto fuori qualcosa che non sapevo se era un cocomero, una zucchina. Poteva essere forse un seme di un melone ibrido? È probabile, perché lì nell'orto di meloni... No, no, cioè magari hai comprato la piantina al vivaista... Sì, eh? Possibile. Allora, se hai comprato la piantina al vivaista, nel 95% dei casi era un melone ibrido. Perché, no, normalmente i vivaisti usano solo ibridi. Tra l'altro sono semi che costano tantissimo e quindi, cioè,
hanno una qualità eccelsa, nel senso che sono normalmente germinabili quasi al 100%. Questo per un vivaista è un bel vantaggio, no? Però poi appunto quando vai a moltiplicare un F2, cioè una seconda, un ibrido F2, quindi la seconda filiazione, il seme in pratica che ricavi dall'F1 diventa l'F2, è uno diverso dall'altro e magari non sono neanche tanto buoni. Sì, ma la mia domanda è... Per caso, il popone a fianco al gialletto, a fianco all'altro tipo di meloncino, anche se non sono ibridi in partenza, potrebbero creare altri tipi, ibridarsi? Sì, perché se tu hai orto o nel tuo orto e nell'orto del vicino diverse varietà, queste si ibridano e poi non è detto, cioè se sono tutti meloni buoni e non ibridi, e sicuramente ti viene un melone buono, ma un melone ibrido dentro ha sempre dei geni un po' variabili, però cioè, ha dei geni recalcitranti un po'... Poi voglio dire, magari non so, ma normalmente quando si mescolano i meloni, diciamo, buoni, ma gli OP, e ti viene fuori un F1, quindi una generazione di ibrido. Di solito però, se i due OP erano buone varietà, quello che ti viene fuori è sicuramente buono. Ma anche nell'F2 ti continua a venire buono. Quindi non stiamo parlando solo di sapore, anche di germinabilità, di fecondità, sì, eccetera. Sì. Secondo me quello che tu hai detto è perché hai tirato fuori un seme da un ibrido. Come? Open pollinated. Il contrario dell'ibrido. Sì. Orto, riguardo la zucchina, mi suggerisce di lasciare per il seme sempre la prima zucchina, perché lui suppone che lasciando zucchine terminali alla produzione della pianta avrò una produzione l'anno successivo tardiva. È una leggenda rurale o ha una base di verità? Sì, questo vale per le varietà precoci. Se tu vuoi mantenere la precocità di una pianta, selezionerai di prendere il seme dalla prima pianta che ti ha fatto, dalle prime piante che ti fanno frutto. Cioè tipo, ho un pomodoro da 60 giorni, o meglio ancora, da 55 giorni, ne pianto tipo una ventina di piante almeno e quando andrò a raccogliere i primi frutti, vedo qual è stata la pianta più precoce del gruppo, una volta individuata, da quella prendo i semi. Però posso prenderli dal primo come dall'ultimo pomodoro, non cambia. Il discorso che ti facevo prima è che se tu prendi i semi dalla prima zucchina che ti nasce, innanzitutto ti togli la possibilità di mangiare qualche zucchina in più. E non sai che zucchina è. E poi comunque ti posso assicurare che la prima zucchina è quella che impollina peggio. Quindi tu la prima zucchina o anche la seconda, mangiatela pure. E dalla terza, quarta in poi che invece puoi cominciare a fare il seme. Ma poi se vuoi puoi ancora aspettare. Cioè puoi aspettare anche, capito, che sia la quinta o la sesta, però una volta che hai individuato la pianta che ha, diciamo, secondo te dei criteri ha avuto dei criteri, una maggiore precocità rispetto alle altre, quella lì è la pianta che devi riprodurre. Però per fare le cose fatte bene dovresti auto fecondarla con quell'impollinazione a mano lì. Perché? Perché se la fecondi con le altre zucchine più tardive, il risultato è che hai un allele
di quello, una leva dell'altro, e magari proprio quella base genetica della precocità te la dà l'altra, quindi hai solo un allele. Quindi allora un tempo per arrivare alla selezione delle varietà ci impiegavano tempi biblici, perché non conoscevano bene le leggi della genetica. Se studiate invece un minimo le leggi della genetica, vi accorgerete che per arrivare a certi risultati bastano pochissime generazioni di piante, non di umani. Una volta magari il seme, cioè uno ci metteva una vita per fare un seme, no? E per arrivare a una varietà con delle caratteristiche. A volte ci mettevano anche poco, perché gli capitava il colpo di fortuna che magari tipo mi parlava ieri Passalacqua di un agricoltore che gli è capitato che in campo gli si è incrociata una lattuga, cosa che appunto non capita mai, gli è venuta fuori una lattuga di un color rosso vinaccia molto intenso, perché lui se le autosemina, ecco il perché gli è venuta, e allora però non è stabile ancora, siccome è un ibrido. Tutte le volte che adesso lo semina gli nascono un po' di vinaccia, un po' di verdi e un po' di screziate. Quindi sta facendo mano a mano selezione, che con la lattuga è molto facile, perché non avendo, essendo autogama, segnatevi altra parola, autogama. Le piante autogame sono quelle che hanno la tendenza ad autoimpollinarsi. Ad esempio, non so, i fagioli, i piselli, dopo è l'altra famiglia di cui dobbiamo parlare, le leguminose, no? Ma anche il pomodoro è autogamo, nel senso che se lo si lascia con la sua distanza, insomma, basta pochi metri di isolamento e il pomodoro non si incrocia, quindi, cioè, ci sono diverse piante con queste caratteristiche, mentre le piante allogame, tipo il cavolo, hanno bisogno proprio del polline di altre piante, perché sono, non sono, sono autosterili. La maggior parte dei cavoli sono autosterili, cioè il proprio polline non si incrocia, ha bisogno di un'altra pianta. Se incappucciamo un'unica pianta di cavolo farà pochissimo seme, perché il proprio polline non è buono, ha bisogno del polline di una pianta vicina, di un altro cavolo. Con gli insetti, bravo. È vero, perché noi non abbiamo molto, secondo me abbiamo perso un po', ma non so se abbiamo mai avuto una gran cultura della zucca. Però, per esempio, per i facevano questa marmellata di zucca, che però non è più la zucca da marmellata, praticamente è una zucca gialla, morbida, piena di zucchero, non no, è guarda, quella. Te lo dico io, perché io l'anno scorso, hai visto, no? Avevo tutte quelle gran quintali di zucche napoletane, quelle la lunga di Napoli. Sì. E siccome lei avevo provato a fare la marmellata con quelle, ho fatto la marmellata con zucca, e vaniglia, carota forse, e cannella. E è venuta buonissima, però non stringe. Non stringe, rimane liquida. Non è ricca. Invece, allora bisognerebbe purtroppo, siccome noi abbiamo perso un po' di questa cultura, perché voglio dire, ad esempio, su dalle mie parti c'è la zucca da tortellino, no? Quello che fanno i tortellini di zucca nel Mantovano, nel Piacentino, cioè. Ma da noi ci sono questi tipi di zucca qui, che sono zucche a forma di turbante, e sono proprio perfette perché sono molto asciutte, e con quelle veramente si possono fare sia i gnocchi che i tortellini.
Quindi a Cesena forse abbiamo, quella ditta di Cesena. Nella mia zona, proprio nella mia zona, abbiamo moltissime zucche praticamente da maiale. Allora, la zucca da maiale veniva coltivata normalmente sui mucchi di letame. Chiaro che una cosa che nasce su un mucchio di letame sarà forse anche, verrà anche bene, ma il contadino non è che gli doveva piacere poi più di tanto, però aveva una sua funzione. Perché? Perché le zucche proprio hanno bisogno del letame, proprio anche così com'è ci crescono benissimo. Proprio hanno bisogno della materia organica, anche se non è ricomposta, anche se fresca, per loro va benissimo. Il mucchio del letame invece ha bisogno della zucca, perché le foglie della zucca lo ombreggiano e quindi lo aiutano nella sua decomposizione. E quindi coltiviamo queste gran zuccone, ma grandi, no? Le cosette quintale, le zucche gialle, ma quelle poi andavano tutte a maiale, escluso i semi, che facevano le brustoline, che sono, voi lo sapete anche voi, no? Sono ricchi di oli, sono ricchi di proteine. Quindi mangiavano il sottoprodotto della zucca, che però era sicuramente la parte più ricca di nutrimento. Quindi abbiamo queste due zucche. Poi avevano... basta, tradizionalmente avevano questi due tipi di zucca, dalle mie parti. E già questi sono due tipi di zucca, cioè almeno quella da tortellini ce l'abbiamo solo noi in Italia. Possiamo veramente dire che abbiamo questo primato. Come? La zucca da tortellini? Ah, no, beh, come si chiama? È la tipologia della zucca, o tipo la bernoccoluta di Chioggia, oppure proprio la piacentina, la berrettina piacentina, però c'è anche la zucca mantovana, che è un po' un misto fra le due. È un berretto però più basso ed è rugosa. Sempre a pasta gialla arancione carico. Poi, allora, nel mondo anglosassone, invece, hanno le pie, cioè quelle zucche da fare le crostate, le torte proprio di zucca. Quelle io in Italia non le ho mai viste. Poi c'hanno le zucche da marmellata, sì. Ma anche quelle lì in Italia ancora non so se esistano, non le ho mai trovate. Marmellata e poi un'altra zucca che non so il nome, che si fa come una pergola, ce ne sono tante in Sicilia e diventano quella bianca, quella verdina chiara, che per mangiarla devi raschiare la buccia, che sì, quella lì è una, poi svuotare dall'interno. Quella è un altro tipo di, un'altra specie di cucurbitacea, e quelle si trovano. Sì, no, adesso c'è un'altra zucca che viene coltivata così, a pergola, ed è la trombetta di Albenga. Ah. Allora, la trombetta di Albenga ha due usi. Innanzitutto è una moscata, è da fresco, cioè quando ancora è piccola si usa come uno zucchino. Ottima, molto buona davvero, cioè si usa fresca. Quando cresce e veramente ha delle dimensioni ragguardevoli, all'interno è ottima da mangiare però da minestrone e basta. Infatti, però viene una minestra squisita. Normalmente la usano però con la da fresco. Il pomodoro è buonissima, sì. Proprio. Ed è molto leggera. Però zucche da marmellata io onestamente non le ho mai viste. Vere zucche da marmellata noi non le abbiamo. Secondo me, le migliori selezioni sono state fatte nel mondo anglosassone. Grazie. Dunque, come dicevo, anche per lo zucchino, secondo me, il miglior momento per fare il seme è fine settembre, inizio ottobre. E un'altra cosa, ecco, qui entra in gioco un altro attrezzino
che secondo me è molto utile. Cioè, quando vi trovate a ottobre, vabbè, qui a ottobre è caldo, ma da me non tanto. Voi se fate i semi di zucca, zucchino a ottobre, ancora avete il sole, riuscite ad asciugarlo. Attenzione, quando asciugate i semi, non metteteli mai a sole diretto, perché li potete cuocere. I semi vanno sempre essiccati in un luogo ventilato, ma non esposti al sole diretto, magari all'ombra sì, ma o all'interno di un porticato, trovate voi un posto dove ci sia passaggio d'aria, ma non il sole diretto. E per me invece si pone un problema, perché io sono a nord, in alto, no? Come faccio a essiccarli? Io spesso devo usare dei ventilatori a caldo, ok? Non proprio degli essiccatori, cioè se sono grosse quantità, io devo proprio usare le ventole, quelle da bagno, no? Intendiamoci, quelle che fanno a... Metto i semi su un piano inclinato e poi ci butto sopra questo oggetto d'aria calda, perché non ho altro modo, e devo essiccarli subito. Quindi una volta spolpati e lavati, i semi di zucca vanno asciugati nel più breve spazio di tempo possibile. Ci sono, ve lo faccio vedere, che io ce ne ho uno a casa e funziona molto bene, ci sono questi essiccatori. Sono un materiale un po' più professionale, però a me, con me stanno facendo un ottimo uso. Io fra l'altro, voglio dire, vi posso garantire che non hanno bisogno di molta energia elettrica. Perché? Perché se è inverno o una stagione ormai fresca, ok, occorre accendere la resistenza elettrica, ma normalmente quando è estate o comunque anche una giornata così, basta prendere l'essiccatoio, questo essiccatoio qui, metterlo al sole, accendere solo la ventola, non il riscaldamento, e funziona benissimo come se avesse la ventola, come se andasse col termostato. Vi essica di tutto, cioè potete essiccare qualunque tipo di vegetale, il che secondo me è un ottimo sistema di conservazione, perché quando voi stivate le cose in freezer, poi avete un dispendio di energia che vi dura tutto il tempo che questo prodotto vi starà in freezer. Quindi io il freezer preferisco tenerlo, cioè, o spento o comunque... Io ce n'ho uno piccolissimo e mi basta. Perché? Perché tutto quello che posso io lo essico. Poi chiaramente lo confeziono, lo chiudo ermeticamente, o in dei vasi, o se ne ho poco, anche usando qualche bustina come questa, o come questa con bustine come queste con le cernierine, insomma, o comunque dei barattoli di vetro vanno benissimo, basta che abbiano un buon tappo. E non mi ricordo il costo, comunque in effetti un essiccatoio così, o ancora più professionale come questo qua, io ne ho uno così, ha un costo tutto sommato abbastanza vantaggioso, cioè costa sicuramente molto meno di un congelatore, perché mi sembra che con 300 euro si può acquistare, e in poche ore voi avete essiccato, cioè qui dentro ci possono entrare, se non ricordo male, ad esempio fino, adesso ragionando in termini di pomodoro, voi li potete anche essiccare al sole, ma nel mio caso non funziona bene, io ci riesco a mettere dentro anche una ventina di chili di pomodoro fresco, e quindi per me è un'ottima soluzione. E il pomodoro di quanto tempo ha bisogno lì dentro? Allora, usando solo il sole di giorno e un po' di elettricità di notte, nell'arco di 24 ore riesco quasi a portarlo a essiccazione completa. Però io normalmente
normalmente a me mi basta subito abbattere l'umidità, cioè dopodiché, anche se non è perfettamente essiccato, lo tiro fuori e lo lascio anche al sole debole e finisce l'essiccazione così. Però ormai è già arrivato, nel senso che già non mi fermenta più. Quindi già in 24 ore a me ha fatto il lavoro. Poi, ripeto, un giorno e una notte, però se il giorno dopo comunque lo tengo al sole, sempre con la ventolina, finisce anche lui, anche lui il lavoro. Questo secondo me è una soluzione da tenere in considerazione per evitare di comprare freezer inutili, ma funziona con tutto, cioè funziona tanto per dire i piselli surgelati, non dico, può capitare a tutti di comprarli, però se io ho i miei piselli e me li essico, io il problema poi non ce l'ho più, li metto nei miei sacchetti e poi metterli, diciamo, in pentola, reidratarli un attimo, non è poi così dispendioso di tempo. Mi dicono dalla direzione che vogliamo darci una pausa. Cosa c'è? Come? Caffè o dolcino. Va bene, allora dolcetto scherzetto, ci rivediamo fra mezz'ora? Mezz'ora. 20 minuti? Innestiamo la prima, partiamo. Allora, una famiglia di piante di cui se ne mangia meno come quantità, ma che sono importanti come anche più delle altre. La famiglia delle labiate. Lì c'è un componente della famiglia. Altri componenti di questa famiglia? No, lo spinacio è una... che non può diacere. Infatti, no, ma ha tutto della famiglia del conopodiace. Ah no, però ho escluso una cosa, che lo spinacio è una pianta un po' originale nel suo genere, perché lo spinacio è maschio o femmina, eh? Fa piante maschio e piante femmina. È una pianta molto originale nel suo genere, eh? Cioè proprio individui maschio e individui femmina, per cui poi il polline si deve incrociare fra i due. Monoica, bravo. Abbiamo un genetista qua. No, chiedevo se dice monoica. Sì. E, no, ha tutte le componenti, perché anche quella a livello alimentare è ricca di acido ossalico, è una pianta prevalentemente invernale, cioè ha queste caratteristiche qui, insomma. Però una cosa importante che dovete sapere è che sulle vecchie varietà non è mai stato fatto, diciamo così, un lavoro di analisi, per cui i livelli di acido ossalico sono abbastanza importanti, ci sono, ecco. Invece mi risulta che recentemente sia stato fatto un lavoro di selezione genetica naturale, però basata semplicemente sulle analisi di laboratorio, e hanno tirato fuori delle varietà di spinacio cosiddette low acid, cioè a bassa acidità, quindi a poco acido ossalico, quindi sono molto più adatti per l'alimentazione, soprattutto perché quando lo spinacio lo si mangia cotto, no? Perde poi nell'acqua gran parte di questo acido ossalico, quindi insomma è più adatto per l'alimentazione. Ma si sta diffondendo invece l'uso dello spinacio crudo, no? Anche dell'uso dello spinacio crudo in insalata. Allora, queste varietà qui sono pensate per quell'uso lì,
no, per riuscire a mangiarlo crudo, anche perché adesso lo mettono molto anche nella cosiddetta quarta gamma, cioè quelle insalatine nella plastichina già pronte al supermercato. Eppure, no, in questi casi qui, ad esempio, è presente un'altra chenopodiacea di scarso utilizzo, perché i semi proprio non sono più commerciali, che è la triplice, un tipo di spinacio estivo. Lo usano per la quarta gamma perché c'è, allora la triplice può avere tre colori, verde, giallo e rosso. È un rosso molto spiccato, no? Allora usano la varietà rossa, perché come al solito devono aggiungere del colore, no, a queste miscele. Allora cioè seminano anche piccole quantità di questa triplice rosso e quindi ci sono proprio delle ditte sementiere che si sono rimesse a riprodurlo, ma non troverai mai le bustine. Lo vendono solo per quei produttori lì. La triplice è una pianta formidabile. Io non so se ho dietro delle foto, devo andare a scandagliare nel mio hard disk che mi sono portato dietro. Solo che ho portato dietro l'hard disk e non ho portato dietro il cavetto. Adesso vedrò se riesco a fare... Come? Ce li avete voi? Rosso però. Ok. Noi invece nel nostro Appennino centrale abbiamo la triplice verde, ma proprio di tradizione, perché tutti gli anziani ancora se lo ricordano, lo chiamano trepcia e lo coltivano nell'orto tradizionale, anche perché è facilissimo da coltivare, non ha bisogno di nessun tipo di concimazione, quindi sta bene proprio nell'orto più povero. Cresce altissimo, produce una quantità di semi impressionante, quindi è facile anche da moltiplicare, anzi non dovrete neanche più coltivarlo, nel senso che di solito una buona parte del seme cade prima che riusciate a raccoglierlo, e quindi se trova il suo terreno giusto si moltiplica poi l'anno dopo senza bisogno neanche di seminarlo. Si semina, no, è una pianta estiva, quindi si semina normalmente verso aprile. Diciamo qui in Puglia anche a fine marzo, perché no? Non sarà mai una pianta commerciale. Perché? Innanzitutto perché, come vi dicevo, cresce molto alta, non è lo spinacio basso che sta a terra. È una pianta dal portamento elevato e si mangia staccando le foglie, letteralmente. Poi lui ricaccia le foglie dall'ascella della foglia staccata, quindi si rifà. Però comunque nell'ambito della stessa stagione va a seme ed è una pianta facilissima da moltiplicarsi, da coltivarsi. E ha poco acido ossalico, pochissimo. Ed è resistente agli insetti? Resistentissimo, non ha proprio niente. Cioè, come tutte le piante poco addomesticate, vivono praticamente senza bisogno di tante cure. E non ha mai avuto bisogno di addomesticazione. Però non è più una pianta spontanea. Quindi, come dire, ormai ha bisogno un po' dell'uomo per essere perpetuata, ecco perché è un seme su cui bisogna ripristinare un po' di attenzione, perché comunque costituiva una parte importante dell'alimentazione estiva. Va a sostituire lo spinacio in un momento in cui lo spinacio non può crescere. Da noi è un componente fondamentale della nostra cucina, perché noi siamo dei mangiatori di ravioli e quindi l'impasto del raviolo bisogna farlo con lo spinacio, perché con le bietole fa schifo, e usiamo quello. Il libro che lo definisce perché io lo consideravo uno spinacio, la triplice. Ma è a triplice, in effetti, non è né l'uno né l'altro, è un'altra specie. Un po' come il buon Enrico, che invece è ancora selvatico, si può trovare ancora selvatico, ma il buon Enrico è
più piccolo rispetto all'atletico, cioè comunque ha un po' più di acido ossalico, però comunque è un'altra pianta che è facile da adottare perché ha bisogno di pochissime cure, è un'altra che non può di acido. Onestamente adesso non ho idea. Nella campagna romana? Sì, ce ne sono molte proprio, anche nella zona. Beh, quella è un'altra capacità, che è quella di andare alla ricerca delle erbe spontanee. No? Perché arriva il momento della primavera, in cui cominciano a crescere. E comunque dopo un po' ne parliamo, perché ci sono altre specie minori, no? Di ortaggi che però le trattiamo domani. L'abbiate, allora abbiamo detto il basilico, però tutte le piante aromatiche normali, le salvie, i rosmarini, io non parlo del rosmarino ma dei rosmarini, il timo, forza, la lavanda, infatti, cioè ce ne, e sono tutte alimentari, E non vi fate distrarre dal fatto che appunto normalmente si parla la lavanda, sono le lavande, i rosmarini, perché esistono, anche qui esiste ad esempio, io ho trovato una vivaista collezionista di rosmarini che si riproduce da seme, brava, sì, molto brava, allora, il seme germoglia, Che, sì, però partendo da seme tu sviluppi nuove varietà. Perché la talea, no? Riproduci per via agamica e quindi è un clone della pianta di partenza. Partendo da seme, se hai più varietà che si possono impollinare fra di loro, crei nuove variazioni. Lei è riuscita a classificare fino a 200 varietà circa di, anche lei, di rosmarini, per forma, per colore di fiore, per portamento, forma della foglia, contenuti in oli essenziali. Quindi, cioè, vedete che sono molti, già 5 parametri, sono tanti. Ma io stesso a casa ne ho una decina di tipi diversi presi in giro per l'Italia, no? Ad esempio, non so, c'è il tipo il cosiddetto candelabro toscano, è una pianta che ha un portamento eretto e riesce a stare con le branche alzate, e quando è alta ha questa particolare forma che appunto sembra un candelabro. Poi ci sono i tipi prostrati, ci sono, ma anche come aroma, ce ne sono alcuni, ad esempio da olio essenziale, che hanno un odore che non sembra più quasi rosmarino, quasi vira sull'incenso, quindi molto ricco di sostanze profumate. Questo ve lo dico perché vedete come una passione per una singola pianta si possa trasformare poi anche in una piccola professione. Ed è un'idea che vi lancio, perché chi ha un'azienda agricola e vuole magari impostare qualcosa di nuovo, ma chi vuole anche partire con una nuova azienda agricola, se in qualche modo si innamora di una specie di pianta e vuole anche solo di quella sviluppare la sua biodiversità intrinseca o mondiale che sia, partendo da solo da quella può sviluppare tantissime variabilità. Io ricordo ad esempio di uno studio fatto proprio qui in Puglia sull'origano, e misero in campo, questo professore riuscì a mettere in campo circa una cinquantina di origani diversi, solo prelevando campioni da banche genetiche. Quindi poi pensate, dopo avendo 50 tipi di origano diverso, ripartendo dal seme di questi origani invece che facendo le talee legnose, che cosa se ne può trarre, no?
Quindi se un'azienda si volesse, come dire, dedicare e specializzare, piano piano prenderebbe la sua notorietà e diventerebbe punto di riferimento per tutti quelli che vogliono magari seminare o piantare un origano diverso da quello commerciale o perlomeno con delle caratteristiche adatte diciamo, all'inclinazione produttiva di questa azienda. Allora, le labiate, ripeto, sono la cosa più facile da coltivare. Se volete cominciare da un seme facile da riprodurre, partite proprio da lui, dal basilico. Il basilico, ce ne sono svariate possibilità. Già solo in Italia noi siamo degli artisti sul basilico, perché abbiamo dal più conosciuto, che è il basilico genovese, e onestamente non so perché, ma solo perché probabilmente è anche quello un po' più privo di eugenolo, cioè quella sostanza, soprattutto è privo del sapore di menta che a volte può avere l'origano. L'origano va conosciuto, va per consumarlo, bisogna sempre consumarlo quando ha raggiunto un certo stadio di crescita, altrimenti quando è piccolo ha una sua tossicità naturale. Questo ad esempio è un origano a foglia larga, secondo me è un foglia di lattuga. E insomma, guardando anche solo per cataloghi ne troverete diverse tipologie italiane, ma anche qui, se volete andare sui cataloghi internazionali, onestamente ne esistono quantità infinite, qualità infinite. E anche qui qualcuno che volesse diventare, diciamo così, un esperto di basilico ha possibilità veramente infinite. Però anche qui trovate il vostro, incominciate, semmai voi che dovete diventare dei seed saver dei vostri semi locali, cominciate a cercare le varietà locali pugliesi, cominciate da quelle e non sbagliate. La menta è una labiata, sì. La menta, allora, sì. Innanzitutto ci sono diverse specie, perché c'è la spiccata, l'acquatica, la piperita è un ibrido. Eh sì, è un ibrido. È un ibrido fra... La spiccata mi sembra la piemontese, e tant'è vero che lì il seme della piperita, se disseminato, non ridà lo stesso aroma. La piperita va rimoltiplicata per talea. Poi esiste in commercio qualcuno che vende menta piperita, però a suo rischio e pericolo, perché se l'agricoltore compra il seme e non gli viene menta piperita, può fargli causa. No, non ne conosco la storia, però un po' di anni ce l'ha sicuramente. Invece spontaneo. Dovrebbe essere una foglia lunga, molto aromatica. Ma lo senti dall'aroma? Lo senti dall'aroma. Sì, dall'aroma. Cos'è? Dobbiamo fare time? Volete fare distribuzione di semi o posso continuare? Il basilico è quasi sempre tossico nella primissima fase di crescita. E che abbia almeno al quarto palco, il quinto palco di foglie, se, credo, cioè la quinta foglia
incomincia. Devi aspettare insomma che sia cresciuto, dai. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ma voglio dire, un po' tutte le labiate, no, che sono abbastanza ricche di oli essenziali, quindi hanno tutte quante un effetto sulla salute, no? Cioè nel senso sulla nostra fisiologia. Ad esempio la salvia è ottima come condimento, se ne mangi però una quantità eccessiva, siccome contiene dei fitoormoni, ad esempio nel fisico femminile può dare dei contraccolpi. Cioè, siccome sono piante medicinali, cioè dalla riconosciuta azione medicinale, terapeutica, è giusto sempre usarne il dosaggio adeguato e passare al dosaggio di cura quando è necessario. Però nel caso del basilico, cioè addirittura in passato chi ha posto la possibile cancerogenità del basilico, io non condivido, cioè è chiaro che in natura sono presenti piante con piante velenose, piante tossiche, piante mortali, tutto quello che vuoi, ci sono, lo sappiamo, ma il basilico è di uso comune e soprattutto le varietà selezionate sono povere di queste sostanze. L'unico caso sembra essere appunto il basilico genovese. Perché? Perché il basilico genovese lo coltivano in serra e quindi lo vendono molto giovane. Allora loro sanno come coltivarlo per evitare che quando è giovane abbia delle sostanze tossiche. Loro lo sanno perché loro hanno i metodi di coltivazione giusti. Noi invece è meglio che aspettiamo che sia nella fase adulta e non sbagliamo. Ma nella fase adulta non sono più presenti o sono diluiti in tutta la pianta? Non sono più presenti. Volevo chiedere a proposito del lavaggio. È vero che le lavande? Che le lavande allontanano gli afidi? Sì. Beh sì, certo, cioè mai visti gli afidi sulla lavanda ad esempio, no? Sì, se tu hai una barriera intorno a una... No, guarda, no. Se ne parlava ieri, questo è un consiglio ad esempio che dà... Grazie, che danno in alcuni metodi naturali, cioè tipo l'Emilia Azlip nel sistema sinergico usa molto le piante odorose per circondare le altre coltivazioni. Ma questo è un metodo che può funzionare, d'accordo, però è anche vero che le labiate dove crescono, la maggior parte delle labiate che emettono sostanze odorose distillabili, quindi parliamo proprio della lavanda ad esempio, o del rosmarino, o anche della salvia, cioè sono piante che dopo poco tempo con i loro oli essenziali e le loro resine cioè sterilizzano il terreno su cui sono e hanno è come se loro avessero un erbicida totale nella loro secrezione. Quindi io nell'orto non le inserirei perché ti sterilizza nel terreno. Io le ho piantate con le rose perché andavano soggette agli altri, non le ho più. Ma non vanno bene. Sì, ok, però allora a questo punto ti consiglio di piantare l'aglio al piede delle rose, è molto meglio. L'aglio con le sue secrezioni comunica un po' del suo aroma alla rosa, cioè alla pianta della rosa, non è che poi avremo le rose che sanno di aglio, e gli afidi non vanno, e in più l'aglio te lo mangi.
Ma potresti mettere anche dell'aglio orsino, capito? Quello perenne. Sì. Dunque, una cosa che volevo dire riguardo alle labiate, sì, hanno questa capacità di disinfezione del terreno. Se ne parlava ieri sera, no? Quando parlavamo della derivazione della parola orto. Sapete qual è l'etimologia? Isidoro di Siviglia diceva che c'è sempre qualcosa che spunta, però non so. L'etimologia della parola orto, no, in latino hortus conclusus. Perché conclusus? Andate a vedere in tutte le vecchie illustrazioni di orto medievale, orti dei tempi dei romani, no? Se li trovate su internet, ci sono. L'orto veniva tutto circondato da una barriera, di solito alta un 50-60 centimetri almeno, ok? Veniva fatta piantando dei paletti, ma non proprio dei pali, dei bastoni, e poi intrecciando potevano essere dei vimini, dei salici, delle scaglie, come dire, degli intagli di legno, no? Da me lo fanno con le felci del bosco. Allora, cosa serve? Voi lo sapete che la maggior parte degli insetti volanti, ma non la maggior parte, probabilmente quasi tutti gli insetti, soprattutto quelli molesti per l'orto, volano intorno a una altezza di 40 centimetri? E quando trovano una barriera, non ci saltano sopra come gli aerei. Vedono la barriera e ci girano attorno. In pratica questo significa non avere bisogno di insetticidi. Poi è chiaro, non vi entrano anche, non so, i leprotti o forse, cioè il cinghiale non ha problemi, no? Però voglio dire, anche qualche piccolo animale, no, sta lontano. Quindi una barriera. Hortus conclusus. Se voi volete un orto biologico, questo è uno dei presupposti. Poi, adesso affrontiamo le due famiglie più importanti dell'orto. Leguminose. Fave, piselli. Poi lupini. Ma cos'altro si mangiava in Italia di leguminose? Le lenticchie. E poi c'era la veccia, c'erano certi tipi di veccia che li mangiavano nell'Appennino, perché quando non c'era il pane si faceva farina anche con quelli. E poi? Cos'altro vi viene in mente? Il fagiolo dall'occhio. Di che famiglia fa parte? Prima chi era che mi parlava degli azzucchi? Che famiglia fa parte? Dovrebbe essere leguminosa, no? Come? Leguminose. Sì. E che specie è? È un fagiolo dall'occhio. Ovvero specie vigna, che in questo caso non è quella che fa il vino. Vigna. E di vigne ne esistono, adesso lo leggo perché tutte sono tante: aconifoglie, angulari, smungo, radiato, umbellato, unguicolato e unguicolata sesquipedalis. E le mangiamo tutte, eh? No, le avete mangiate tutte. Chi fra voi non ha mai mangiato il cosiddetto fagiolino metro?
quei fagiolini lunghi, lunghi, lunghi. No, molti non l'hanno mangiato mai. Alzi la mano chi non l'ha mangiato. Alla miseria, oh. Cioè, qua stiamo perdendo biodiversità umana anche. No, dovete provarle, sono buonissimi. Sono dei fagiolini che sono veramente, cioè li chiamano metro, non faranno un metro, però comunque sono lunghi anche fino a 50 centimetri. Ed è la vigna unguiculata sottospecie sesquipedalis. Gli occhi pinti? No, ma se non chiami occhi pinti magari sono un'altra cosa. Gli occhi pinti è la base della Puglia. No, ma è il fagiolo dall'occhio. È il fagiolo dall'occhio. Il fagiolo dall'occhio è una vigna. Ed è... Però non è il fagiolino. Aspetta. È l'unguiculata. Però non la sottospecie sesquipedalis. No, da me c'è il fagiolo dall'occhio, lo mangiamo anche sotto forma di fagiolino, proprio verde, senza filo. Gli azuchi sono la vigna angularis. Poi c'è, ad esempio, avete mai presente la soia verde? L'avete mai vista, no? Che è piccola... Ok, quello è la vigna mungo. Ma cioè io vi dico tutte queste cose, voi direte ma a noi che ce ne importa? No, ci sono alcuni fagioli qui fra questa lista che sono resistentissimi alla siccità. Fra l'altro la vigna, a differenza del fagiolo normale che è il fagiolo Phaseolus vulgaris, non ha tutti quei problemi che ha il fagiolo normale, cioè non ha l'acido fitico sopra, per cui la digestione degli azuchi, ad esempio, è molto, molto più facile. Il problema è che la vigna angularis viene originariamente dal sud-est asiatico e quindi da un clima monsonico, ha bisogno di più acqua. Coltivata in Puglia non è facile. Occorrerebbe fare delle selezioni più adeguate, più adattate al nostro clima. Per quello che secondo me è difficile coltivarla qua. Lui, ma erano piccolissimi, cioè già sono piccoli. Ma poi voglio dire, anche il fagiolo. Quella specie resistente alla siccità. Quella specie? Resistente alla siccità. La vigna e poi. La vigna? Non tutte le specie di vigna. Ah, dunque, quella classica, il fagiolo dall'occhio, che, attenzione, non, il fagiolo dall'occhio è la unguiculata, come specie. Il classico fagiolino è Phaseolus vulgaris, è un'altra proprio specie, ma proprio completamente diversa, proprio fagiolo. Allora, la vigna viene dal sud-est asiatico, fra l'altro, e il fagiolo lo abbiamo portato dall'America. Fra di loro proprio non si incrociano, sono due cose completamente diverse. Sempre della famiglia delle leguminose, come famiglia botanica. No, il fagiolo... Allora, il Phaseolus vulgaris può fare il fagiolino, ma può fare anche il fagiolo, quello più grande, da, diciamo, può fare il fagiolino senza filo, che te lo mangi verde. Ma voglio dire, questo è un po' tutto per le leguminose. Un'altra leguminosa importante a livello mondiale, no? Ormai diventata strategica, è la soia, che secondo me è la pecora, no, la pecora nera, ma intesa, anzi, la pecora violetta ormai della famiglia, perché a parte le modificazioni genetiche che ci hanno fatto sopra, poveraccia,
ma è forse il peggior legume sotto il profilo agronomico, perché mentre i legumi normali, quando li togli dal terreno, hanno donato al terreno più di quello che hanno preso, perché gli lasciano azoto, gli lasciano anche materia organica, la soia invece impoverisce il terreno, perché non, i rizobi della soia, anche se diciamo così gli si dà quelli che si acquistano, non riescono a reintegrare l'azoto prelevato. E anche come materia organica la soia è una pianta che non riesce a ridare al terreno a sufficienza, quindi sfrutta il terreno, cosa che invece non fanno normalmente le altre leguminose. Ma anche della soia esiste la varietà da grano e la varietà da fagiolino verde, che però nessuno, diciamo, vende, nessuno distribuisce, ma so che esiste ed è presente nel sud-est asiatico. Come? No, mi chiedevo se la versione da mangiare fresca fosse quella che a volte danno sia al ristorante giapponese che al ristorante cinese, che si mangia praticamente sgusciandola nel piatto. No, quelli sono i germogli. No, di soia. No, non i germogli, quelli col baccello proprio. Non ho idea. Ah, io okay. Nel ristorante cinese probabilmente saranno 20 anni che non ci metto piede. Cioè, siccome la vendono come soia verde, però è anche vero che vendono sia gli azuki che i mungo, chiamandoli verde, soia. La soia verde è mungo. La soia verde non è soia, è mungo. Esatto. Quella da cui si fanno i germogli. Sì, sì, sì. Dagli azuki, che invece sono rossi, però sono uguali, pure si fanno i germogli. Vengono chiamate soia, sì, ma non sono soia, giusto? No, infatti. Mentre quella che si mangia sgusciandola sul momento, dopo averla leggermente bollita, è proprio soia verde. Non frequentando i ristoranti cinesi, non ci potrà essere. Come non detto. Sì, ormai. Diceva sulle specie resistenti alla siccità, noi qui abbiamo il problema della siccità, noi in Puglia, cioè dovremmo fare un corso. Sì. Guarda, se vogliamo fare un corso, allora, se vogliamo fare un corso sui legumi locali a costo praticamente zero, basta che chiamiamo Passalacqua, che lui veramente i legumi locali li conosce benissimo. Sì, ma dicevo, a parte i legumi, riguardo tutti i tipi di coltivazioni, noi abbiamo qui il problema dell'acqua, abbiamo mediamente 600 mm in Puglia all'anno di acqua rispetto al metro, metro due di tutte le altre regioni d'Italia, Sicilia, Campania, Basilicata compresa, quindi la preoccupazione riscontrata in molti coltivatori qua, chi non ha il pozzo, prego? C'è lenticchia però crescono. Ah sì, ecco, noi la nostra attenzione è orientata a cercare anche nelle altre famiglie quelle specie che resistono maggiormente all'acqua. Allora, ecco, questo volevo. Bisogna andare in climi comuni, ad esempio, certi fagioli provenienti da ci sono dei climi simili a quelli della Puglia, no? In India ci sono dei momenti che in India le temperature salgono moltissimo e forse lì hanno delle varietà di fagiolo della specie vigna che sono più resistenti, però anche lì bisogna stare molto attenti, perché cioè secondo me cercherei più nel territorio locale, perché ad esempio alcuni tipi di fagiolo dall'occhio che già ci sono in Italia sono molto resistenti alla siccità, bisogna provarli qui. Però sono poco, però attenzione, dopo sono poco produttivi, sono nel senso che un cece magari produce di più, ecco. Cioè bisogna provarli, dai. Se non li avete mai avuti, come in tutte le nuove introduzioni, bisogna sempre fare piccoli test e poi capire se è il caso di allargare la coltivazione per un
per la produzione o meno. Poi il fagiolo. Il fagiolo, come dicevamo, forse è la leguminosa, è la leguminosa più conosciuta, anche perché ha un, e poi ha una grandissima variabilità, però anche di fagiolo ne esistono diverse specie. Io vi ho citato il vulgaris, che è quello più conosciuto, però ad esempio il fagiolo di Spagna, no? È un altro tipo di fagiolo, ed è il Cochineus. Poi c'è il Lunatus, che a volte si confonde col fagiolo di Spagna, ma in effetti è il fagiolo del Papa, lo chiamano. E poi ci sono dei fagioli che non sono mai arrivati da noi, ad esempio, non so se conoscete, ma esiste un fagiolo che fa il popcorn come il mais, e si mangia così, sotto forma di popcorn. Il pisello, ok, lo conosciamo tutti, la fava la conosciamo tutti. E ieri, ad esempio, poi ci sono dei legumi mai arrivati in Italia, come la canavalia, come il lablab, che, attenzione, incominciamo a entrare in un mondo un po' perverso, perché sono fagioli che nei paesi d'origine li mangiano, ma hanno delle sostanze anche tossiche sulla buccia, e loro sanno come eliminarle. Se noi lo coltiviamo e non sappiamo come eliminare le sostanze tossiche, poi viene un gran mal di pancia, quindi è meglio evitare. E poi, diciamo, la regina delle leguminose pericolose, no? L'arachide, che è una, diciamo, una pianta estremamente efficiente come produttore di azoto, no? Molto produttiva, però poi mangiarla c'è chi la sopporta e chi no, perché contiene molti allergeni. Però anche quella è una leguminosa. È una leguminosa sotterranea, perché esiste una, diciamo, una categoria di legumi che produce il seme epigeo, cioè sottoterra. È una caratteristica che hanno molti legumi. Ieri si parlava di una piccola leguminosa che sta diventando strategica, che è il trifoglio sotterraneo, no? Cioè un trifoglio che fiorisce all'aperto, poi il poi ripiega da solo, no? E lo butta, e il suo seme lo fa sottoterra. Poi la pianta muore, ma il seme è già lì sottoterra e può rinascere. Il problema è che sta diventando anche quella una leguminosa da foraggio strategica a livello mondiale. E noi non abbiamo saputo valorizzarla. Perché? Perché è una di quelle poche specie di cui possiamo dire che sono veramente autoctone, perché è una pianta, diciamo, che nasce dall'areale del Mediterraneo, però la zona più ricca nel Mediterraneo, più ricca di varietà, di variabilità, è la Sardegna, e sono andati tutti lì a collezionare trifogli sotterranei. Poi però adesso la leader della produzione di questo trifoglio è l'Australia, e lo stanno acquistando tutti lì, quindi capite che giri che fanno i semi. E il guaio che questa, diciamo, è un esempio di biopirateria fatta sul suolo italiano, e non è l'unico, e in qualche modo, diciamo così, non ha nessuna ricaduta, no, di benefici sul nostro territorio, no, lo sfruttamento di questa genetica. Alberto, la cicerchia dove si colloca tra le leguminose? La leguminosa è una di quelle leguminose un po' oscure, perché anche lei contiene, no, lo sappiamo tutti molto bene,
ancora un po' di sostanze tossiche. Però qui in Puglia siete stati abbastanza bravi a selezionarla, perché le varietà a seme grande e chiaro sono quelle sicuramente più povere di sostanze pericolose. Però è una leguminosa, certo. Allora, sì, certo, molti alberi fanno parte della famiglia e producono anch'essi azoto nel terreno. Sì, sì, hanno le stesse caratteristiche. È che c'entra? Anche la caccia, la robinia, no? È una leguminosa. Ti stupisce? Ah. Un pisello, insomma, un baccello, insomma. Eh sì, infatti, però è così. Ma questo perché comunque, cioè, voglio dire, è una classificazione botanica, intendiamoci. Cioè, i botanici hanno cercato di classificare il grande mondo dei vegetali, no? Per famiglie, per specie, per sottospecie. E hanno guardato il fiore, come produce il seme, principalmente queste caratteristiche. E comunque hanno delle caratteristiche in comune. Sì, ma poi c'è da dire che molte piante che nel nostro clima sono erbacee, nelle zone equatoriali sono altre, le stesse specie. Molte piante che da noi sono a livello erbaceo nei climi equatoriali sono anche alberi. Il carrubo è l'esempio più lampante, dove noi conosciamo le leguminose come ortive, e invece qui c'è solo un albero che è spontaneo del carrubo. Però dicevamo anche le acace, eccetera, così anche le chenopodiacee, le rubiacee o anche le composite. Nei climi caldi di zone tropicali o sub-equatoriali le stesse famiglie presentano degli alberi che diventano molto grandi. È solo un fatto di clima, che da noi con le selezioni, qua ci sono state le glaciazioni, hanno selezionato le grandi specie di alberi e hanno avvantaggiato le piccole forme. No, la famiglia esiste, non la specie, la famiglia. Le piselle leguminose, quindi ci sono tutte le leguminose che abbiamo detto prima, che sono già alberi, dalle ginestre fino alle robinie. Bene. Allora, la prima leguminosa che vi presento è la più facile, in assoluto, il pisello. Perché? Perché non si incrocia mai, mai. Anche il pisello ha le due tipologie, cioè la tipologia da... Anzi, ha, diciamo, tre tipologie. C'ha, diciamo, il pisello che si può mangiare fresco, la tipologia a seme, diciamo, non rugoso, seme liscio, che si può essiccare e quindi mangiare poi da fagiolo essiccato, ha anche la tipologia che si può mangiare da fresco, cioè a baccello, a fagiolino, non so come dirvelo, il cosiddetto pisello mangia tutto, ok, o taccola. Allora, sono tutte specie soggette a erosione genetica, cioè tutte varietà soggette a erosione genetica, perché c'è stato un notevole ricambio genetico, per cui oggi diciamo le varietà in commercio sono quasi tutte molto moderne. Noi in Italia continuiamo ad avere vecchie varietà in circolazione, speriamo che rimangano, tipo ad esempio, se non ricordo male, il telefono, il Lincoln, cioè sono varietà del 1800, in giro noi ancora in Italia abbiamo varietà che possono vantare
un tempo di creazione di almeno 150 anni. Quindi se ne può parlare, nel senso che questa sarebbe un'altra lezione, andare alla ricerca all'interno di quello che ancora è in commercio, di ciò che ha ancora un'attinenza col passato, no? Le antiche varietà. Le antiche varietà, una buona parte sono ancora in commercio, però c'è questo fenomeno che mano a mano vengono tralasciate, abbandonate, trascurate e poi completamente dismesse dal commercio e sostituite con le moderne, che potrebbero non avere, anzi spesso non hanno più le stesse qualità, soprattutto non hanno più la possibilità magari di adattarsi ancora a un sistema di coltivazione naturale, perché le vecchie varietà nascono in un periodo in cui non c'erano ancora concimi chimici, non c'erano ancora antiparassitari, quindi sono, se tenuti in buono stato, cioè se riprodotti bene, quindi con tutte le loro caratteristiche, sono ancora varietà in grado di adattarsi a un sistema produttivo più naturale. Le moderne varietà no, sono state selezionate in convenzionale, sono state selezionate per il convenzionale, quindi saranno più delicate. Che vi piaccia o no, questa è la realtà. E sicuramente in biologico meno produttive. Però una cosa è sicura, il pisello non necessita di isolamento, quindi è proprio la specie più facile da moltiplicare. Basta solo rinunciare a una parte del raccolto, insomma. Ah, esiste solo un problema, che è quello della conservazione del seme del pisello. Perché c'è un animaletto un po' noioso che si chiama tonchio. E il tonchio è un animaletto con cui dovrete fare i conti un po' per tutte le leguminose, no? Ma voi che abitate qui in Puglia e che conoscete bene fave e ceci, no? Dovreste anche sapere bene come ci si difende dal tonchio. Lo sapete? Qualche soluzione? Una soluzione sì, è l'acqua, calare i legumi in un paniere nell'acqua bollente per il tempo di un credo. E dopo questo non lo semini più, però è cotto. No, io dico per le sementi invece. No, no, non funziona. Allora, il tonchio fa le sue uova già quando il bacello è piccolo, quindi quando voi raccogliete il seme già c'è l'uovo, e se anche il tonchio non lo vedete, magari è anche già nato. Allora, abbiamo due sistemi per eliminare il tonchio. Uno, che è quello più ecologico in assoluto, è: una volta che avete i semi sufficientemente essiccati, e anche qui dovete essere bravi, perché se li essiccate troppo, il legume, che è un dicotiledone, segnatevi bene questa parola da glossario. Cosa vuol dire dicotiledone? Due cotiledoni, cioè all'interno del chicco, il chicco è come suddiviso in due parti, no? Se queste due parti si essiccano troppo, tendono a assottigliarsi e a evidenziare la naturale spaccatura che c'è fra le due all'interno del chicco, per cui il chicco tende a spaccarsi proprio dove c'è il germoglio e quindi dopo perde germinabilità. Quindi per evitare questo bisogna essiccarli, sì, ma non troppo. Anzi, è il seme che può sopportare meglio di tutti gli altri la presenza di un po' più di umidità, quindi va sempre seccato, non al sole,
Cioè, voglio dire, se non è proprio umido, umido, ma va lasciato in ambiente areato, fresco. Poi, cosa fate? Dovete ammazzare il tonchio, che altrimenti vi distruggerà il seme, perché il tonchio mangia normalmente all'interno del chicco, però può arrivare a mangiare la parte del germe del chicco e quindi distruggere la germinabilità. Per evitare questo, appena è secco al punto giusto, quindi non più umido ma abbastanza essiccato al punto giusto, prendete tutti i chicchi che avete, li buttate in un sacco di plastica e poi, se ce lo avete, un freezer, lo buttate al freddo meno 20 e lo lasciate il tempo necessario, cioè il tempo che il freezer riesce ad abbattere la temperatura di questo sacchetto. Se avete grosse quantità, le dovete buttare un pochino alla volta, perché i freezer che abbiamo noi sono freezer, non sono abbattitori termici, ok? Per congelare le grosse quantità occorrono gli abbattitori, ma non sono attrezzi di uso casalingo. Voi avete dei freezer, quindi occorre, cioè, voglio dire, se avete un sacchetto da 20 kg e avete un normale freezer, dividetelo in sacchetti più piccoli, insomma, e li mettete di volta in volta. No, no, una volta che l'avete ben congelato, lo potete togliere di nuovo dal freezer, lasciandolo sempre nel suo sacchetto di plastica ben chiuso. Perché? Perché altrimenti se entra l'aria, fa la condensa e si bagna. Quindi dovete lasciarlo nel sacchetto di plastica ben chiuso. Lo riportate a temperatura ambiente e poi potete di nuovo rimetterlo nel contenitore definitivo. E quello uccide il tonchio se c'è vivo, ma uccide anche le uova. E non perdete la germinabilità. L'altro sistema, che io ve lo posso solo citare, ma è molto più complesso, è la solfitazione. Solfitazione, cioè dovete metterlo in una cassa, accendere dello zolfo dentro e lasciarlo con i fumi di zolfo. Lo zolfo è quello che si usa per le bottiglie del vino? Non lo so, io guarda, vi dico, provate a chiedere al consorzio, loro ce l'hanno. Cioè, ma al posto del congelatore? Sì. Sì. È chiaro che poi dopo che l'avete zolfitato, non credo che sia più di uso commestibile, perché ha la presenza di anidride solforosa, tracce di anidride solforosa, almeno all'esterno, no? Quindi però è un altro sistema, cioè che esclude l'uso del freezer, no? E va bene però di solito per le grandi quantità, no? Io so che per le fave lo usano. No, è ammesso anche in agricoltura biologica la solfitazione, non è però solo per la preparazione dei semi, delle sementi. La fava nel baccello, cioè farla seccare la pianta, lasciare la fava nel baccello, metterla nel sacco e poi togliere dal baccello quando prezzo. Quindi non do né la bollitura di cui si parlava prima, che comunque rende, cioè toglie la germinabilità al seme. E niente, sempre il contadino di prima, la leggenda, il ufumareol, lo chiamiamo così in dialetto, se è lo stesso insetto, il tonchio, non passa da una fava all'altra quando queste restano nel baccello. In effetti non ho avuto infestazioni di nessun tipo, ma probabilmente è stato un caso, o cirappuco, tonchio nelle fave.
Può essere. Può essere. Mai provato, però può essere. Però questo vale per la fava, dopo non vale per il pisello. Quindi, comunque, ecco, quindi fava, pisello, ceci, ma anche lenticchie, insomma, un po' tutti i legumi possono avere bisogno di questo, della surgelazione. Ok? Oh, allora, adesso parliamo un po' di isolamenti. Io su certe leguminose non sono un esperto. Io ho dovuto chiedere ad Angelo, ad esempio, per i ceci, che distanza è opportuna, ad esempio, per te, da tenere, di isolamento da tenere per i ceci. E lui sosteneva che, ad esempio, bastano 300 metri, perché il cece è una pianta molto visitata dagli insetti. Attenzione, qui è meglio sempre chiedere ai contadini locali, perché al nord, quello che qui sono 300 metri, al nord possono diventare anche 100 metri, perché più si va al nord, più il processo di autofertilizzazione dei legumi aumenta. Cioè, più si va a nord, più le piante diventano autogame. Allora, l'autogamia, ad esempio, soprattutto nei fagioli. Il fagiolino verde, pianta di solito nana, no? Che fa i fagiolini bassi, ok, quello è sempre autogamo. Magari qui a sud può prendere un po' di allogamia, però normalmente è autogamo. Il fagiolo rampicante può diventare allogamo, perché? Perché ha un fiore grande, attraente per gli insetti e fra l'altro anche ricco di nettare. Allora, normalmente il fagiolo, prima ancora di aprire il fiore, prima di far sbocciare il fiore, si è già autoimpollinato. Però, siccome gli insetti lo visitano, piccole quantità di impollinazione incrociata dovute agli insetti possono sussistere. Quindi, normalmente si raccomanda di non seminare uno accanto all'altro fagioli dello stesso colore, quindi fagioli neri con fagioli neri, fagioli bianchi con fagioli bianchi di due diverse varietà. Perché? Perché se avete un fagiolo nero e un fagiolo rosso e qualche insetto riesce a fare delle impollinazioni, può essere, è casuale, ma può essere, magari poi ve ne accorgete già nel bacello, perché in mezzo ai fagioli rossi vi nascerà qualche fagiolo con la buccia nera. Quel fagiolo lì ha avuto il polline da un fagiolo nero. Nessun problema, ve lo mangiate e vi tenete solo i fagioli rossi. Ok? È un po' come il mais. Cioè, già dalla buccia del fagiolo potete scorgere problemi di impollinazione. Che dire, il fagiolo di Spagna, ad esempio, siccome ha un diverso tipo di impollinazione, ma soprattutto ha un fiore ancora più attraente per gli insetti, a volte ha delle allogamie più spiccate rispetto, però normalmente, almeno io ho chiesto al nord, proprio zona Alpi, mi hanno detto no, ma noi non ci sono mai incrociati i fagioli. Secondo me più invece qui al sud è più frequente. Per le fave invece dobbiamo tenere distanze, credo, dicono, no, un po' di... No, questo qui ho sbagliato tabella. Questa non è una tabella... Oh sì, vabbè. Comunque, con le fave bisogna tenere un pochino di distanza, perché invece quelle hanno un fiore molto più ospitale. Però comunque, anche qui, non più di tanto.
E vabbè, normalmente comunque i legumi, a parte, ripeto, tendono ad essere autogami. Ma sì, cioè, ma è normale, ma le api ci sono, ma se non ci sono le api comunque ci sono altri insetti. Sì, però se sul campo sono presenti le api, quel discorso delle distanze di sicurezza, chiamiamole così, dobbiamo contenerne. No, no, sai da cosa dipende il problema? Di quante fioriture ci sono a disposizione in quel momento. Cioè, ti spiego. Se le api in quel momento c'hanno solo le fave in fioritura, perché magari con i diserbanti o con altro è stato, diciamo, fatto tabula rasa di tutto il resto, allora le api vanno in giro a cercare fave dove sono, no? E allora c'è un po' di rimescolamento di pollini, no? In questo modo, circolazione di pollini, no? Della stessa specie. Ma se ad esempio, non so, nello stesso periodo io ho un po' di biodiversità nei miei campi, per cui ho il filare di lavanda, ho i cardi in fiore, no? Il cardo ad esempio è una pianta che è utilissima perché viene in un momento in cui non ci sono molte altre fioriture. E, allora, io queste cose le coltivo tutte, no? Non solo per far seme, ma proprio per ricostituire un equilibrio armonico per arricchire di vita i miei campi. Io ho continuamente persone che quando mi vengono nel periodo appunto di fioritura dei cardi, no, mi capitano lì e mi dicono: io non capisco, ma io dove sono io non vedo una farfalla, vengo qua e trovo nuvole di farfalle. Ma come mai tu hai tutte queste farfalle? E io gli dico, certo, cioè io faccio delle colture che attirano le farfalle. Non è il bel posto, cioè non è che sono qui perché c'hanno il panorama bello, o la mia bella faccia, o io non uso veleni, non conta quello, non conta non usare veleni come faccio io. Uno può avere l'azienda biologica, però come ti ho spiegato ieri, usare una tale quantità di veleni biologici per cui stermini tutto. Se poi non dai pascolo agli insetti, non ti vengono. Allora io pianto anche delle cose che sotto un certo profilo produttivo sembrano inutili. Cioè io ho un filare di rosmarino di circa un 50 metri che l'ho buttato in mezzo a due file di alberi da frutto. Te dirai, non serve a niente perché a chi lo vendo tutto quel rosmarino? È vero. A me piace però. E lui mi va in fioritura in un periodo in cui di fiori ce ne sono pochissimi, perché fra le primissime piante a fiorire. Ma attenzione, il suo fiore è ricco di nettare, per cui, non so, non è la margheritina di campo che nessun insetto visiterà mai. C'è anche quella, ma lì ci vanno. E poi io ho le piante parafulmine. Una di queste si chiama scorzo bianca. Io non so come la chiamate voi, magari in termini dialettali. Ha diversi nomi, non so, la sassefrica la chiamano, oppure... comunque è un... È come la scorzo nera come forma, però... fa come delle carote molto lunghe, un po' più strette e bianche, però comunque dolci, che si mangiano sia crude che cotte. È una pianta abbastanza selvatica, anche se ci sono delle varietà un po' più selezionate. E, però è molto depurativa e diuretica. E si mangia tutto, si mangiano le foglie quando sono giovani, la carota quando ha... diciamo è fine stagione autunno, e in primavera si mangiano le cime florali, cioè quando incomincia ad alzarsi e a fare i fiori, si taglia, si mette nel minestrone, è buonissima. Quindi trovo, è completamente alimentare. E come la carota,
però è per me il parafulmine per gli afidi, perché siccome ha una radice dolce, proprio zuccherina, quando va in fioritura la pianta che è zuccherina, è la cioè se gli afidi girano vanno subito lì, perché nel loro piccolo sono intelligentissimi questi animaletti, cioè loro vivono di zuccheri, l'afide verde va a cercare la pianta con più zuccheri. Io non so come la sente, se ha odorato, se ha le antenne, se ha... non lo so, se la vede. Però ci va sopra, ma in quantità colossali. E siccome è una pianta fortissima, cioè degli afidi se ne sbatte altamente, può essere coperta di afidi, ma questa svetta comunque. E nel momento in cui è coperta di afidi, scatta il meccanismo coccinelle. Per cui per me è un divertimento da qualche anno assistere a questa gara fra la scorza bianca, gli afidi e le coccinelle. Cioè io sto lì e osservo, no? Perché sta pianta no? È vigorosissima, per cui si gioca la partita fra lei e gli afidi, no? A chi lassù, se gli afidi riescono a succhiarla di più no? Delle sue energie. Però anche quando potesse capitolare sta piantaccia, arrivano le coccinelle, le quali fanno piazza pulita. Ma cioè proprio dopo un po' vedi proprio che brulicano di larve di coccinelle. Per cui io pianto la scorza bianca in dei punti strategici, che so, avevo il filare dei cavoli che mi doveva andare a fiore, io a fianco ci ho messo il filare della scorza bianca. Se un afide può scegliere, non va sul cavolo, no? Va sulla scorza bianca perché è più dolce. Lì era pieno, i cavoli erano liberi. E poi arrivano le coccinelle e risolvono il problema. Però questa è biodiversità. Estrarre i semi della scorza bianca è la cosa più facile del mondo, perché subito dopo il fiore incominceranno a maturare questi semini, una composita. E l'unica avvertenza è che quando si apre, cioè dopo aver fatto il fiore, il fiore si richiude, no? Il sepalo, cioè quello che sta sotto al pelo, si richiude, matura il seme, poi nel momento in cui il seme è maturo, lo stelo si secca, si riapre e fa un pappo esattamente come il soffione, ma molto più grande. Fa un pappo enorme, per cui dopo basta una brezza di vento e il seme volerebbe. Allora, per evitare questo, per raccogliere il seme, c'è un momento in cui il pappo sta cominciando a seccare, il seme è già pronto, io arrivo, stacco lo stelo ancora verdino, me lo porto a casa e lo lascio seccare, e poi dopo basta sgranarlo e il seme mi esce bello pronto. È un seme lunghissimo e quindi di produzione facilissima, ma vi dico, è una pianta che dà da mangiare una quantità di e non ha bisogno di concimazioni, di cure, basta il normale terreno da orto e fa tutto. Quindi sono piante utili sotto tutti i profili. Io le semino ormai non più per mangiarle, perché onestamente faccio anche a volte fatica a capire come cucinarla, perché non è proprio una pianta di tradizione. Però è bella, è utile. Riesco anche a mangiarne ogni tanto un po' cruda, un po' cotta, la butto in mezzo in minestrone, ci faccio qualcosa. Ed è biodiversità. Sì, scusa Alberto, volevo... Sì? Volevo chiedere una piccola curiosità. Nell'equilibrio di questa lotta tra afidi, coccinelle e pianta che ospita, le formiche, io sapevo che avevano un ruolo di simbiosi con gli afidi. Non hai mai osservato... Guarda, colonie di afidi resistenti anche per le formiche che allevano gli afidi, ok? Proprio li trasportano e poi mangiano praticamente le loro cacche zuccherine, no? Oppure perché gli afidi
Dunque, emettono zucchero per difendersi dai raggi solari. Siccome hanno un esoscheletro molto tenero, quando si appoggiano sulla pianta perdono le ali, non hanno più niente per proteggersi dai raggi solari, allora emettono, siccome emettono questo zucchero che è il loro escremento, lo zucchero, come dire, si deposita sulla pelle, caramella e crea una protezione naturale contro i raggi del sole. Tant'è vero che per distruggere gli afidi non c'è bisogno di nessun veleno, in effetti. Basterebbe spruzzarli di acqua in una giornata di sole, magari acqua anche con un po' di sapone dentro, cioè gli si fa una bella doccia, no? E questo proprio durante, no, al mattino, loro prendono un'insolazione e muoiono proprio di insolazione. E quindi si può anche decimare così facilmente. Infatti, dalle mie parti, che ci sono molti frutticoltori, se voi andate nei consorzi non vi dovete stupire, ma ci sono degli scaffali pieni di Nelson piatti in confezione da 5 litri. Che uno dice, cavoli, quanti piatti lavano gli agricoltori? No, li usano per gli afidi. Però ci sono anche formiche che se li mangiano gli afidi, Ci sono formiche carnivore che si mangiano gli afidi. Sì, noi abbiamo fotografato le formiche che con le antenne toccano quelle protuberanze sul ventre degli afidi, e nel toccare con le antenne quelle protuberanze l'afide spara nella bocca della formica proprio l'escremento dolce. Sì, perché molti insetti quando si sentono attaccati fanno una scarica di qualcosa che possono essere o feci o un liquido maleodorante, tipo le cimici, no? Sì. Quando gli dai fastidio, loro ti fanno una scarica di liquido maleodorante che sono semplicemente feci, io credo. Quindi nata per difesa, adesso è sfruttata per simbiosi con le formiche, che difendono. Le formiche hanno imparato, alcune famiglie di formiche hanno imparato questo meccanismo e lo stanno utilizzando per nutrirsi, e se lo sono tramandato. Però ci sono anche formiche che semplicemente arrivano e gli afidi se li mangiano così, tal quali, perché ci sono delle famiglie carnivore che lo fanno. E, stavo guardando perché adesso vorrei affrontare con voi un'altra famiglia importante, ma mi sa che nella mia presentazione ho fatto l'errore di non inserirla. Ed è la famiglia delle Solanacee. Allora, il solito giochino, quali sono le Solanacee? Sono tante, sono tante le Solanacee che mangiamo. Allora, è una delle famiglie a cui appartengono le piante più velenose del pianeta, ok? Di cui ne bastano veramente poche foglie per mandare una persona al creatore. No, ma c'è ad esempio la bella donna, no? Atropa bella donna, appunto. Ma il, come si chiama l'altro? Il veratum, c'è la datura. Sì. Allora, facciamo un'interrogazione. Il peperone, quante specie di peperoni esistono? Qualche centinaio. No, di quelli alimentari. Qualche centinaio, dici? No, non varietà, proprio specie. Specie. No, ne esistono almeno quattro.
che io sappia, poi se ne esistono altre. Allora, il capsicum annum, ok? Che è sia peperoncino che peperone dolce. Poi esistono le altre famiglie che sono solo peperoncini piccanti, e sono il capsicum chinensis, sono il capsicum baccatum e il frutescens. E poi c'è anche il pubescens, che è ancora più raro. Sono tutti danno tutti come dei peperoncini, no? Ma sono i più piccanti che esistano. Allora, il fatto che il capsicum annum venga chiamato annum è perché è annuale da noi. In effetti dura di più, ma nei climi migliori. Ma sicuramente gli altri capsicum sono ancora più longevi e producono molto meglio il secondo anno del primo. A partire dal secondo anno producono molto meglio. Poi esistono, abbiamo il pomodoro, ok? Abbiamo la melanzana, che noi conosciamo come Solanum melongena, però ieri ad esempio abbiamo portato, chi l'ha vista? La melanzana rossa, ok? Che si chiede, come la chiamava? Melanzana? Come? Di rotonda, sì. Che specie era quella? Era etiopica? O forse era l'integrifolium sottospecie etiopicum? Perché esiste anche quest'altro tipo di melanzana, che appunto è rossa e ha una forma quasi sempre come un pomodoro. Poi esiste il Solanum muricatum, detto anche pepino. In Italia qualcuno ha provato a introdurlo, non c'è mai riuscito. Poi abbiamo la patata, Solanum tuberosum. Poi ieri c'era in giro per il tavolo del Physalis. Non so se era, io penso fosse un Physalis pubescens o peruviana, cos'era? Anche quella è una solanacea. Allora, tutte queste famiglie, queste sono le uniche specie, diciamo, consumabili delle solanacee. Ci sono altre cosette in giro per il mondo, ma onestamente vi dico che da noi tanto vengono male. Però, ad esempio, questa è una cosa curiosa, l'albero del pomodoro. O cifomandra, che è un pomodoro sembra un pomodoro, è perenne ed è veramente fa come degli alberi. Cioè alberi, sono dei grossi cespugli e sono impressionanti, perché io li ho visti solo in foto coltivati in serra, perché alle nostre latitudini proprio non ce la fanno con l'inverno. È impressionante, perché vedete miriadi di frutti maturi, proprio questi alberelli carichi di frutti rossi. Poi non so il gusto, se è buono, mai assaggiati, onestamente vi dico. Io l'ho visto in provincia di Napoli, nel litorale, e addirittura lo usano come portinnesto per le melanzane e per i pomodori, innestandolo sui rami. Non so se qualcuno ha visto. E il frutto va bene, viene buono, però dura solo durante la stagione, perché poi durante l'inverno comunque non riesce a crescere la parte innestata, ma si rigenera da sotto. Sì. È interessante quest'uso. Comunque, il problema è adesso. Allora, la patata non ci interessa, no? Come ortiva si moltiplica sempre per via agamica, cioè da tubero a tubero, quindi le patate sono cloni, vale il discorso dell'aglio, no? Attenzione, a differenza dell'aglio la patata fa del seme vero,
No? Avete mai coltivato le patate? Avete mai visto che fa a volte delle bacche? Ok, che è tossico, fra l'altro non si mangia, e dentro c'ha dei semi piccolissimi, piccolissimi. Se quei semi lì, opportunamente anche quelli fermentati come il pomodoro, quindi ben ripuliti e seminati, quelli sono in grado di fare delle piccole piantine che fanno piccole patatine, che a loro volta poi possono diventare, diciamo, progenitori, no? Moltiplicando le patate, di vere e proprie piante di patate. Però a quel punto lì io mi fermo, perché non riuscirete mai a moltiplicare la pianta madre partendo dal seme. Non esistono varietà di patata stabili, fissate sul seme, ok? Io so che c'è qualche tentativo in corso di farlo, perché c'è la comodità a volte di dover trasportare semi di patata da una parte all'altra del mondo, allora stanno pensando già, è inutile che portiamo una nave di patate se possiamo portare, sì, appunto, un pacchettino di semi. E quindi c'è chi sta pensando questo, probabilmente è un discorso futuribile. C'è anche un altro vantaggio, le patate hanno un unico problema, che quando qui in pianura, qui siamo a quanti metri? 50. Ah, già così alto? Qui siamo a 300. Sì? 300? Beh, comunque siamo ancora troppo bassi per... Cioè, nel senso, qui a questa altezza, quando si piantano le patate, possono arrivare gli afidi. Gli afidi hanno una caratteristica, che quando forano la pianta per succhiare la linfa e nutrirsi, rilasciano un po' di saliva, un po' della loro saliva, la quale può contenere dei virus. Anzi, di solito contiene dei virus. Se quei virus sono compatibili con la pianta si ammala. E allora si ammala non solo la pianta, ma in questo caso della patata anche il tubero riceve e contiene poi dei virus. Chiaramente la pianta si ammala, quindi perde energia produttiva. Non è che muore, perde energia produttiva. Se è un virus talmente violento da ammazzarla, beh, la stende lì ed è finita lì. E comunque la patata rifà le sue, fa le sue patate, per cui trasmette il virus alla pianta successiva, la quale però nasce già virusata e quindi produrrà di meno anche della pianta madre. E se questo processo, poi arriveranno di nuovo altri afidi che rilasceranno altri virus, quindi da uno o due ceppi virali, magari dopo qualche generazione, ne ha una serie e quindi proprio non riesce più a produrre. L'unico modo per evitare questo è coltivare le proprie piante madri di patata sotto una serra anti-insetti, anti-afidi, no? In modo da preservare il più possibile sane le patate. E quindi abbiamo del seme che avrà sempre efficienza produttiva, seme inteso come tubero seme. Se perdete completamente la madre delle vostre patate, però potreste ripartire da seme, vero? Cioè da quello della bacca, che invece virus non ne ha. O se anche qualche virus ce l'ha, quando voi fate la prima seminiera, quindi il primo ciclo che vi produrrà i tuberini da seme, perché quello è il primo ciclo partendo da seme vero, se trovate delle piante virusate potete subito toglierle e lasciare quelle sane. Altrimenti occorre, come si faceva un tempo, attivare uno scambio virtuoso, cioè coltivare patate al di sopra dei 1000 metri. Là gli afidi non è che non arrivano, arrivano molto tardi, quindi arrivano quando ormai la patata è già prodotto e quindi quando si estrae il tubero è sicuramente pulito da ogni tipo di virus.
però in montagna produce poco. Allora, una volta questo ciclo virtuoso era, come dire, era questo, che i produttori di pianura portavano una, come dire, le loro patate su in montagna e i montanari davano in cambio il seme puro, no? Per portare avanti il prodotto, e quindi c'era uno scambio virtuoso. Oggi purtroppo questo si è interrotto. Si è interrotto, in Italia non c'è più produzione di patate da seme, le stiamo importando tutte quante dalle zone del nord Europa, cioè vengono dalle coste, mi sembra, dell'Irlanda, dalla Danimarca, dall'Olanda, perché lì ci sono delle zone di costa molto molto ventilate. E quindi gli afidi, che di solito arrivano col vento, non riescono ad appoggiarsi, e quando arrivano lì comunque arrivano tardi. E quindi la possibilità di infestazioni è molto minore che da noi. Però appunto forse un giorno riusciremo a riattivare questo scambio con la montagna, che ormai è spopolata e quindi non c'è più modo di attivare delle produzioni, no, di seme di patata lì. Ok, quindi chiuso il discorso patatifero, torniamo ai pomodori. Quante varietà di pomodoro esistono al mondo? Secondo voi? Varietà coltivate, sì. Varietà già selezionate. Siamo intorno almeno alle 5.000 varietà e sono di tutti i tipi, forme e colori, dal minimo, lo sapete anche voi, dal minimo peso fino a pomodori che superano il chilo, ma di tutti i colori anche, dal bianco al giallo pallido, all'arancione, al rosa, al rosso, al violetto, al nero, sono perfettamente naturali, sono sempre esistiti. Parliamo di varietà OP però, ma quando andiamo a vedere cosa offre il mercato, dobbiamo riscontrare che oggi oltre il 95% delle varietà poste in vendita sono ibride. Sono ormai pochissime le varietà OP rimaste in vendita e purtroppo sono anche poche le varietà ormai rimaste come varietà locali. C'è stata una fortissima erosione genetica ed è un danno, perché abbiamo veramente disperso un grande patrimonio. Noi italiani siamo stati i creatori del pomodoro. Rendiamoci conto che in tutto il resto dell'Europa il pomodoro lo chiamano tomato, no? Tomato, cioè in varie formule, no? So, può essere il tomato o il tomato, eccetera, eccetera, no? Allora, perché è il nome più primitivo del pomodoro, è il nome più originale, più collegato al nome originale del pomodoro. Solo da noi lo chiamiamo così. Perché? Perché in effetti i primi pomodori coltivati in Italia erano di colore giallo-arancione. La motivazione è genetica. Il pomodoro giallo ha una base genetica che chiamiamo switchata, che invece di produrre licopene, che è diciamo così la vitamina, l'enzima che produce il colore rosso, ma che è anche una vitamina nel senso che ha degli effetti benefici sulla salute, invece di avere questo licopene ha il carotene, che è chiaramente di un colore giallo arranciato, il classico colore carota, se vogliamo.
Chiaramente anche i pomodori giallo-arancioni sono di gusto dolce, gli manca effettivamente il gusto dell'acido, ma sul gusto dell'acido non c'è problema, perché tutti i pomodori, i primi pomodori portati in Europa dalle Americhe, erano pomodori tendenzialmente, erano tutti pomodori rossi, piccoli, tendenzialmente un po' selvatici, e quindi erano molto carichi sia di licopene che di solanine. Ok? Tanto è vero che per dei secoli, cioè dal 1500 per circa 150 anni, sono stati considerati, se non tossici, proprio velenosi. Addirittura in alcuni stati europei, tipo l'Inghilterra, se ne vietò l'uso. Legge della Camera dei Lord ne vietava l'uso, la coltivazione e l'uso, perché dicevano è tossico, velenoso, non può essere coltivato. Perché è successo questo? Non era così effettivamente. Il fatto è che quando hanno fatto la guerra di conquista negli Stati Uniti, detto in termini così molto banali, prima hanno ammazzato l'indio, poi come tutti avevano fame hanno guardato nell'orto dell'indio e hanno trovato che lui coltivava queste cose, e per cui hanno prelevato, no, dei campioni di queste piante e le hanno portate in Europa, però per loro è una specie di bottino, e con l'indio non ci hanno mai parlato, non gli hanno mai chiesto ma come si coltiva, ma come si mangia, ma che ricette ha, no? E l'indio è morto, che gli chiedo? Questo è purtroppo l'atteggiamento di chi fa, cioè è l'atteggiamento del conquistadores, no? È l'atteggiamento, se vogliamo, quasi anche di un certo tipo di pirateria, interessata magari al singolo enzima contenuto all'interno della pianta, ma non all'uso della pianta in sé per sé e alla sua funzione all'interno, diciamo così, della dieta, della vita delle popolazioni indigene. Quindi quando hanno importato queste piante hanno importato i semi, ma non la cultura legata ai semi. E questo è l'errore che spesso fanno i cercatori di semi in tutto il mondo, anche quelli italiani e nostrani. Cioè quello di coltivare piante di cui spesso però non conosci niente delle origini, la cultura collegata, eventuali ricette, come si consumano, come si coltivano. Questo è un errore che va evitato. Quindi quando anche voi andate, conoscete degli agricoltori che hanno dei semi, ve li danno, ve li donano perché magari vi conoscono, perché siete entrati in confidenza con loro, non basta. Cercate di farvi dare tutto il background che consiste, ma quando si seminano, ma come li coltivi, ma anche quanto ne coltivi, cioè è un piccolo appezzamento, un grande appezzamento, come li mangi, no? Che sapore devono avere, cioè fatevi passare tutte le informazioni base, in modo che il vostro non sia solo un passaggio. Cioè voi non dovete andare a rubare semi, insomma, quando dovete andare lì e riuscire a creare un ponte di amicizia tale da consentire un passaggio completo di informazioni, che è stato quello che secondo me hanno fatto ad esempio i genovesi. I genovesi sono stati i primi a introdurre la patata in Italia e l'hanno introdotta tramite un veicolo, qui c'è un libro molto bello di Massimo Angelini, che adesso è il coordinatore della rete semi italiana, e lui ha fatto una bella ricerca su un abate che viveva nel genovesato e che capì l'importanza della patata e cercò di introdurla nella sua parrocchia. Per fare questo, perché? Perché per fare questo si è reso conto che doveva vincere le
diciamo, la chiusura culturale dei contadini della sua zona. Doveva vincere le diffidenze. Allora, per fare questo lui ha cominciato dal suo proprio orto, no? Cioè l'ha fatta coltivare siccome il suo orto lo faceva coltivare anche a un'altra agricoltura, insomma, ha fatto vedere come si coltivava, le ha mangiate lui per far vedere che erano commestibili. Allora gli agricoltori hanno cominciato a fidarsi e hanno detto le proviamo. E insomma, le patate hanno risolto i problemi alimentari di intere zone d'Italia. Da di lì, dal genovesato, si sono trasferite poi queste conoscenze nel Piemonte, no? Hanno soprattutto nelle montagne, perché era lì che c'era più esigenza, diciamo, c'erano più esigenze alimentari. Poi nel 1500 c'è stato un fatto storico, la Controriforma, la persecuzione dei Valdesi, vivevano proprio lì nelle montagne del Piemonte, e molti per salvarsi dalla persecuzione e dalla morte sono scappati, ma si sono portati dietro il loro sacchetto di semi, quindi anche le patate. I musei della Baviera, lì c'era... chiaramente sono scappati nei paesi dove c'era la riforma, quindi in Svizzera e in Germania si sono rifugiati lì c'erano i luterani, e i musei della patata certificano che le prime patate arrivate in quelle zone sono state portate dai valdesi piemontesi. Quindi poi vedete che per giri strani le patate hanno ripopolato tutta. Però c'è stato un trasferimento di conoscenze che solo i genovesi potevano fare, perché loro sono commercianti, non sono conquistatori. Con la gente ci parlano, non le ammazzano, no? Non li derubano. Quindi è questo il giusto modo di rapportarsi. E per i pomodori è stato uguale. I pomodori sono arrivati in Italia, poi noi italiani siamo riusciti a creare la giusta combinazione fra il pomodoro giallo e il pomodoro rosso, e abbiamo fatto in modo che nei nostri pomodori siano presenti ambedue i gusti, cioè il dolce e l'acido, no? Però in un equilibrio, anche se instabile, completo. E quindi abbiamo ottenuto degli ottimi pomodori. E li abbiamo anche sparsi per il mondo, insomma, e quindi secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Volevo fare una domanda. Io quest'anno ho trovato delle piantine, mi hanno dato delle piantine di un pomodoro che ha la foglia argentata come l'ulivo, è molto peloso, e l'ho allevato in semisecco, cioè dandogli poca acqua solo all'inizio, ed è venuto molto bene. Mi sembra che potrebbe essere interessante per i climi caldi, perché la foglia argentata già è un indice di resistenza all'aridità, rifletterà già il sole. Poi è peloso, e anche le malattie non ha avuto problemi, anche se non ci ho messo niente. Volevo chiedere se qualcuno sa come... Che dimensione ha? Una dimensione di bacca? No, è grosso, da insalata, è così. Medio-grosso, non è grandissimo, okay. Neanche. Medio-grosso, questa dimensione. Sì, allora rotondo. E vorrei sapere se qualcuno sa come si chiama, che razza è. Perché originariamente i semi vengono dall'Ucraina. Che non è una zona tanto ricca e famosa di pomodori, eppure dalla Russia, dalla Siberia sono arrivati dei pomodori formidabili. Ma perché sono stati selezionati lì, forse? Sì, e perché in qualche modo li hanno selezionati in situazioni un po' estreme, e quindi hanno delle caratteristiche formidabili. Alcuni sono ad esempio molto molto precoci. Ne ho portato dei frutti, non ce l'ho con me adesso, però ce l'ho qui dove alloggio. Domani li faccio vedere, sono di colore arancione, rotondi. Allora, ieri abbiamo parlato di pomodoro e di quanto isolamento è necessario. Io, a giusto titolo di cronaca, ripeto, informatevi dai contadini locali. Antonio Caputo fra oggi pomeriggio ha detto che sarà con noi.
o se non, no, se non oggi pomeriggio, probabilmente domani. No, sicuramente domani. E lui appunto, io ho chiesto a lui, lui mi spiegava che qui il pomodoro ha un tasso di allogamia che è sicuramente elevato, quindi occorre un po' di isolamento, ma dobbiamo parlarne insieme perché non so quanto. Io vi posso dire che da me ho fatto diversi test, ma insomma io vabbè sono anche abbastanza in alto, però presenza di insetti ne ho tanta. Ne ho tanti e nonostante questo sono abbastanza autogami, cioè al massimo avrò un 3-4% di allogamia, anche proprio tenendoli uno accanto all'altro, anche pomodori col fiore aperto, col fiore grande aperto, insomma c'è poco interesse da parte dei miei insetti insomma impollinarli. Però qui mi ha detto che invece l'allogamia è molto elevata, quindi probabilmente occorrono delle distanze anche abbastanza elevate. A noi non ci risulta, Angelo ieri dice che non esiste quasi allogamia per il pomodoro e dice che esiste soltanto in alcuni casi pomodori di razze, di varietà antiche locali. Angelo diceva che l'allogamia non c'era, diceva che in alcuni casi di varietà locali che hanno lo stilo un po' più prominente si può verificare la fuoriuscita di polline che può causare qualche percentuale di allogamia, però solo in questo caso. Non... Io ho visto dalle mie parti che l'unico insetto che visita i fiori di pomodoro è l'ape solitaria e basta. Secondo me se sei in un ambiente, siccome sono molto sensibili agli insetticidi questi insetti, se si è in un ambiente dove ci sono stati insomma dei trattamenti così, quelli sono insetti che sono dei forti indicatori proprio dell'antropizzazione. E quindi se non ci sono quelli o ce ne sono pochi sicuramente non c'è un altro insetto che possa lavorarci su un fiore così piccolo. Le api e i bombi sicuramente sono assolutamente disinteressati. E invece l'ape solitaria cosa ti piace? È un'ape molto piccola e che fa di solito dei nidi o nelle fessure dei muri. Cioè proprio si scava dentro e fa delle singole celle, oppure con la propria saliva e fa come delle celle di fango e poi richiude. Sono delle vespe muratrici, pollistes, mi sa che chiama la famiglia delle pollistes. No, io in entomologia sono scarso. Allora, per il pomodoro aspettiamo domani a farvi vedere come si fa il seme. Qui continua la fermentazione, speriamo che domani sia arrivata al punto giusto. E basta, qualche domanda sul pomodoro, se no passiamo a qualcos'altro. No, meglio farla all'ombra. Fino a che ora? Fino a che ora? Ci fermiamo adesso? Non come ieri alle 2. Ah, ok, va bene.